Gentili telespettatori, eccoci ritornati in studio con Mario. Buongiorno. Allora, ci riproviamo, ci abbiamo provato ieri, è andata poco bene, oggi sembra andare molto meglio. Alle nostre spalle vedete invece quello che sta succedendo ad esempio in Borghetto. Avremo una telecamera in Borghetto e un'altra che seguirà invece le altre piazze. È incominciata la battaglia, però in Borghetto è attesa la mugnaia. Una mugnaia che, insomma, ieri sera ha infiammato una folla non così numerosa, però tu eri lì. Assolutamente non numerosa, tant'è che ieri sera ci sono stati, vogliamo dire, due momenti di gestione della piazza di città in attesa dell'uscita della mugnaia Francesca Olivero Feraudo. La prima gestione è stata quella dell'ingresso delle nove squadre, 100 arancieri per squadra, quindi 900 persone in piazza. La seconda gestione era l'ingresso delle altre 3.100 persone, perché c'era un monte 4.000 persone che potevano entrare appunto in piazza. L'impressione, per quello che abbiamo visto dal balcone del Palazzo Civico, è che la piazza non sappiamo se contenesse veramente 4.000 persone, l'impressione è che ce ne fossero un po' di meno, l'impressione era di una piazza non certamente così piena. Certo, non la solita piazza del Carnevale di Ivrea, ma queste sono le prescrizioni della circolare Gabrielli. Allora, se la regia può andare a schermo intero, intanto vediamo quello che sta succedendo. Ecco, vedete, questa è la telecamera in Borghetto. Se la regia va a schermo pieno, lascio a te Mario commentare, poi forse avete raccolto un contributo per quanto riguarda Gabrielli, ti lascio un attimo lo studio e ritorno subito. Vai sì, pure. Intanto diciamo che il corteo della mugnaia adesso che sono le 14.30 si è naturalmente già mosso, farà i suoi due canonici giri all'interno delle piazze del Carnevale di Ivrea, in Borghetto, nella piazza del Rondolino e del Sirio, in piazza Ottinetti, per poi concludere in piazza di città. Il corteo farà il giro appunto nelle piazze, interromperà il tiro degli arancieri, perché questa è la base appunto del Carnevale di Ivrea, battaglia delle arance tra gli arancieri a piedi e gli arancieri sui carri, e poi stop per rendere omaggio al corteo della Vezzosa Mugnaia, al corteo del generale, dello Stato Maggiore, a tutto quel corteo che viene poi chiuso dal Tognotto, cioè dal marito della Mugnaia, dal marito di Francesca Olivero Feraudo. Ci dicono che il corteo sta per arrivare in Borghetto, quindi tra poco seguiremo l'arrivo della Mugnaia appunto in Borghetto. Tornando. Allora, sì, no, ti interrompo solo per questo, perché facciamo... Per chi ci guarda in televisione, facciamo anche la diretta su Facebook. Allora, rimandiamo un attimo la sigla per gli amici di Facebook e poi ritorniamo immediatamente in diretta e continuiamo con il ragionamento che stai facendo. Se la regia vuole, possiamo collegarci anche con Facebook. Siamo di nuovo tornati in studio, questa volta siamo online anche per quanto riguarda i social, quindi poi chi vuole, chi ci segue per i social. Stavi parlando però Mario, noi avevamo avuto un'anticipazione in TV, stavi parlando della sicurezza e della visita del capo della Polizia di Stato. E della visita del comandante, della visita del capo della Polizia Gabrielli, che è lo stesso, diciamo, estensore chi ha scritto, beh, insomma l'avrà scritta qualcun altro, però insomma lui ha la paternità di questa circolare Gabrielli, che nasce, lo ricordiamo, dopo i fatti tragici, perché purtroppo così li dobbiamo chiamare, per la morte di una persona, i fatti tragici che sono successi il 3 di giugno dello scorso anno in occasione della emissione su schermo gigante in piazza San Carlo della partita di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Quei fatti hanno convinto il Ministero degli Interni, la Polizia, il Prefetto Gabrielli che le manifestazioni, così come sono organizzate, devono in qualche modo avere delle normative diverse. Diverse ma non troppo, perché diciamo che alcune di queste normative esistevano già, diciamo che erano un po', tra virgolette, un po' trascurate.
È stata emessa questa circolare Gabrielli che riguarda tutte quante le manifestazioni, Carnevale di Ivrea compreso, anzi Carnevale di Ivrea per primo, perché è una manifestazione di grossissimo impatto. Questa mattina il prefetto Gabrielli è stato ad Ivrea, tuttora è a Ivrea, sta seguendo la battaglia delle arance, lo diciamo anche da dove, così qualcuno che si trova in piazza Ottinetti può andare a salutarlo, dal balcone al primo piano di piazza Ottinetti, da un balcone famoso. Da un balcone famoso a salutarlo, perché con la battaglia delle arance e col decreto Gabrielli speriamo che non sia fatto oggetto, come si dice, di grazioso lancio di arance. Allora, qui vediamo, forse possiamo anche andare a schermo intero da, eccolo qua, qui vediamo la prima pulizia che viene fatta, perché i primi carri, la prima battaglia è già cominciata sul Ponte Vecchio, questo vuol dire che sta arrivando la mugnaia. Però, se la regia è pronta, io, in attesa che arrivi la mugnaia in borghetto, manderei proprio il contributo che avete fatto stamattina. Lo ricordiamo, in regia Rita Pagliero, abbiamo Alex Barabino qui in borghetto, Damiano Dolando lo vedremo dopo, che è in giro sulle piazze di Ivrea. Allora io direi, mandiamo il contributo di Gabrielli con la regia, poi lo commentiamo e poi avremo modo di vedere l'arrivo della mugnaia in borghetto. Prego. Allora io intanto sono qua perché ho ricevuto di buon grado l'invito del sindaco. Quindi questo peraltro per una manifestazione di cui ho sempre sentito parlare e alla quale non avevo mai avuto occasione di partecipare, quindi la prima motivazione è questa. L'ho vista in televisione, ma credo che le cose, con tutto rispetto vostro, le cose viste dal vivo abbiano un significato diverso e anche un calore, un coinvolgimento particolare. Poi, siccome si è fatto un gran parlare di questa famigerata circolare Gabrielli che avrebbe attentato alla socialità in questo paese, il questore di Torino, il prefetto di Torino, il collega che dirige il commissariato mi hanno detto che qui ad Ivrea, strano ma vero, si sono fatte le cose come era giusto fare e quindi anche il piacere di vedere che anche in questo paese volere è potere. Allora, raccontaci un po' di questa mattinata. Intanto, quando ieri sera e stamattina si era diffusa la voce della presenza di Gabrielli, ai più sembrava come un blitz di controllo in una importante manifestazione. Stamattina ragionavamo anche con alcuni colleghi in una delle prime importanti manifestazioni, perché la circolare Gabrielli è vecchia di qualche mese, però complice l'inverno non è che siano state effettuate tantissime manifestazioni importanti in Italia. Carnevale di Ivrea è una di quelle. Questa mattina abbiamo poi scoperto dalla voce dello stesso Franco Gabrielli che la sua venuta a Ivrea è stata su esplicito invito del sindaco della città Carlo Della Pepa. Ha raccontato appunto Gabrielli di non essere mai stato a Ivrea, di non avere mai visto la battaglia delle arance e di vederla per la prima volta con curiosità per la manifestazione e con curiosità naturalmente anche per l'applicazione della circolare. Avete visto il prefetto Gabrielli con il berretto frigio, perché la prima cosa che gli è stata proposta di indossare una volta che è uscito... Per la sua sicurezza di indossare il berretto frigio. È stato portato un po' a spasso per la città, quindi dal suo arrivo davanti alla sede della questura, ha fatto una passeggiata sul Lungo Dora, poi in piazza del Rondolino, davanti a piazza del Sirio e poi via su per via Palestra per arrivare nuovamente comune. Il sindaco ha fatto un po' da anfitrione, ha descritto un po' quelle che sono state le attività di questi mesi in preparazione della battaglia delle arance. Ti è sembrato soddisfatto, Gabriele? Mi è sembrato assolutamente interessato e soddisfatto. Certo, a margine di tutta questa visita, a margine di tutto il Carnevale di Ivrea, sicuramente un ragionamento importante sul futuro delle manifestazioni in Italia, noi parliamo del nostro carnevese, ma pensiamo a tutte le manifestazioni importanti che ci sono in Italia, andrà fatto proprio per la gestione
organizzativa ed economica di queste manifestazioni, perché se avremo tempo oggi, sicuramente ne avremo di tempo, fare un bilancio di quello che è stato lo sforzo organizzativo ed economico a margine del Carnevale di Ivrea per garantire la sicurezza è necessario per il futuro della manifestazione, anche per non disincentivare le persone, perché vedremo delle immagini realizzate ieri sera dopo la uscita della Mugnaia, vedremo un lungo d'ora assolutamente vuoto rispetto ai soliti anni. Non il consueto lungo d'ora. Allora, noi in attesa di avere le immagini che stanno per arrivare da, dal borghetto dove sta per entrare il corteo della Mugnaia, vediamo, non so se la regia può metterci nello schermo dietro, se da qualche parte abbiamo la seconda telecamera mobile, che credo stia andando a spasso per Ivrea, quindi probabilmente non so se riusciamo ad avere delle immagini, però vediamo di averle in qualche modo. Intanto abbiamo alle nostre spalle Francesco Olivero Feraudo, che ieri sera è uscita in maniera insolita in una piazza. Non la solita piazza. Questo è, mi pare, la regia, la seconda telecamera che ha vista così, dove è Rondolino. Sì, qui siamo in piazza del Rondolino, vediamo sullo sfondo di l'Hotel La Serra, la macchina da scrivere olivettiana. E quindi qui deve ancora arrivare ovviamente il corteo. Vedete che sta cercando di posizionarsi, credo, questo è Damiano Dolando con la seconda telecamera, quello che va a spasso per Ivrea, ed ecco, allora possiamo mettere a schermo intero, forse perché sta arrivando il corteo della Mugnaia in Borghetto, e quindi eccoli, Pifferi in Borghetto, mettiamoli pure a schermo intero e teniamo l'audio.
abbiamo visto passare la parte del corteo che riguarda, abbiamo visto gli abbà, abbiamo visto gli ufficiali, il generale, lo stato maggiore, questa però è la Mugnaia, questa è la banda che precede la Mugnaia, ma poi il nostro operatore sicuramente allargherà per farci vedere il cocchio dorato della Mugnaia, perché sta entrando la Mugnaia in Borghetto, nella piazza di Borghetto, qui vedete, questo è l'ufficiale addetto alla Mugnaia ed eccolo, il cocchio dorato con la Mugnaia. Sì, l'entrata in Borghetto è sempre un'entrata sicuramente emozionante per tutti quanti, perché la piazza è molto raccolta, perché la gente sicuramente dei Tucchini sono particolarmente calorosi. Li vediamo qua in questa panoramica che fa il nostro Alex, vediamo appunto la banda. L'entrata in Borghetto è una delle tante entrate della Mugnaia all'interno della piazza, e il primo approccio importante della domenica con la folla, dopo l'uscita appunto del sabato sera da parte di Francesca Olivero Ferrando. Quali sono le caratteristiche della Mugnaia? Sorrisi, grandi saluti, una ventata di allegria, questo è quello che deve trasferire la Mugnaia Francesca e tutte le violette del carnevale. Qui il Ponte Vecchio è uno dei passaggi più spettacolari, visto dal cocchio deve essere bellissimo. Eh sì, perché c'è una visione sicuramente diversa da quella dei visitatori. Eccola. Con cui noi ovviamente siamo su un balcone un po' protetto, eccola qui, e beh, un bel passaggio, molto vivace, ma l'avevamo già vista nell'intervista, poi vedremo, perché ieri abbiamo proposto un'intervista, ne abbiamo un'altra che hai fatto tu invece, quindi proporremo un altro contributo. Il carro si è fermato in Borghetto, vedete. Ecco, abbiamo visto, e è anche l'occasione per salutarli, perché immaginiamo che i bimbi insieme alla Mugnaia siano Lorenzo e Caterina, cioè i bimbi di Francesca e di Marcello. Marcello Ferraudo. Eccola, ecco, anche la Mugnaia che si alza sul cocchio non è così usuale. No. La Mugnaia normalmente rimane seduta sul la cocchio. La Mugnaia dovrebbe avere, appunto, sì, dovrebbe rimanere... Dicevo di Marcello che chiuderà come Tognotto il corteo aperto appunto dagli ufficiali, aperto dagli alfieri, aperto dai pifferi, aperto dallo stato maggiore. È veramente piena di energia. Devo dire che qualcuno poi malignamente ha anche commentato, ieri è stata una giornata così, anche dei commenti maligni, che l'abito della Mugnaia non la ingessa un po'. Francesca è esuberante, espressiva, se ne accorgeranno le piazze. Beh, c'è sempre stata però una differenza enorme tra la Mugnaia in abiti civili, quella che rivediamo a Polente Merluzzo al Borghetto, quella che magari abbiamo visto precedentemente nelle interviste, nelle anteprime a casa, e la Mugnaia che rivediamo in abito da Vezzosa Mugnaia. Io ho sempre trovato in qualunque Mugnaia uno stacco abbastanza evidente tra gli abiti civili e appunto l'abito da Vezzosa Mugnaia. Questo è il podestà. Questo è il podestà, e il podestà è particolarmente energico anche lui, l'abbiamo incontrato ieri sera in sala del consiglio, è particolarmente calato con i suoi credendari nel ruolo appunto di podestà. Moreno Lacchio, che impersonifica quest'anno appunto il ruolo del podestà con tutto il suo contorno. È un bel carro anche quello del podestà, insomma, non è il cocchio, ma è un bel carro, poi insomma i credendari a fargli da scorta, è un bel corteo, da qualche anno questa parte, qui vediamo la scorta dei credendari, da qualche anno questa parte il carnevale di Ivrea è diventato meno, diciamo così, festoso dal punto di vista della
festa di carnevale più storico, sta radicando la sua storicità, è un bene o un male? Ma non saprei dare una risposta. Ieri ho parlato in sala del consiglio con uno degli storici del carnevale, non dico il nome semplicemente perché è un po' in polemica con la fondazione, molto in polemica con la fondazione, proprio perché lui sostiene delle cose radicalmente opposte a quelle che stai dicendo tu, e quindi sta meditando cose e situazioni. Diciamo che sul carnevale è praticamente impossibile, come su tante altre cose, avere un giudizio univoco, comune tra le persone che lo vivono da turisti e da maggiori esperti. Il carnevale tradizionalmente divide, ha diviso l'organizzatore Gambone di buona memoria, divide quest'oggi la fondazione, anche se la fondazione di anno in anno rinnova un po' anche quelli che sono i suoi organizzatori. Davide Marchegiano, che è l'organizzatore del carnevale di quest'anno, espressione della fondazione, ha la sua ad esempio prima esperienza. Maurizio Leggero, che si occupa della parte storica, mi sembra sia la sua seconda o terza esperienza, ma c'è un rinnovo costante. Però per dire che non c'è una considerazione comune, tutti contro, tutti a favore, sul carnevale tutti in libera uscita, come si dice nelle considerazioni. Certo, è rigoroso il protocollo, i giudizi ovviamente invece sono i giudizi che ognuno dà, perché la festa ognuno la vive a modo suo, e poi sentiremo poi dopo come soprattutto gli arancieri, i visitatori. Qui siamo al borghetto, qui addirittura i visitatori vengono accompagnati a gruppi, possono sostare una mezz'oretta e poi il gruppo viene portato fuori. È una piazza molto piccola, abbiamo visto. Quindi sì, lo vedevamo nella inquadratura appunto della piazza, ma lo capiamo anche dal ponte. C'è un numero limite di capienza del borghetto, per ogni visitatore che esce ne può entrare uno, non ci sono santi, e ecco perché i gruppi consentono di far entrare più persone per volta nel momento in cui lo stesso numero di persone esce dalla parte opposta, cioè dalla parte di Piazza La Marmora, e così in tutte le piazze. È una situazione più evidente certamente per la ristrettezza di spazi del borghetto. Qui fra un po' ricomincia la battaglia, vedremo la battaglia, vedremo anche il corteo, poi quando la regia sa di avere il corteo che arriva da qualche altra parte ritorniamo in studio e magari vediamo, poi lo rivedremo dietro di noi quando avremo questa telecamera. Però pensavo una cosa, tu hai fatto cenno a ieri sera. Probabilmente, non so se la regia le ha, avremo delle immagini che hai fatto ieri sera, eccole qua. Questo è il sabato sera della Mugnaia, a me non sembra. Io le commento con profonda tristezza, Elso. Cioè, ti dico francamente, i nostri sabato sera al Carnevale di Ivrea sono sabato sera, per quanto mi riguarda, dal 2001, proveniamo tutte e due dalla stessa esperienza, proveniamo tutte e due dall'esperienza di Rete Canavese, e tutte e due abbiamo il sabato sera in qualche modo salutato la Mugnaia e poi siamo corsi in televisione per fare il telegiornale, per realizzare il telegiornale delle 22:30, e tutti quanti abbiamo in mente la calca del Lungo d'Ora. Questo è il marciapiede, a sinistra abbiamo subito il Lungo d'Ora, questo è il marciapiede grande del Lungo d'Ora, questo era un marciapiede impercorribile nelle giornate nella serata del sabato. Allora, non era certamente logico anni fa, perché c'era sicuramente troppa calca, ma non è nemmeno questo il carnevale che vogliamo vedere, certo, sabato sera della Mugnaia. Ci ricordiamo tutti e due la fatica a risalire, certo, con la cassetta, perché si risaliva con le cassette per arrivare in TV o con la telecamera, e questo è invece quello che c'era oggi. L'avremmo fatto di corsa e avremmo fatto velocemente, allora invece era una fatica davvero andare controcorrente. E un po' di tristezza la dà anche qui, probabilmente grande festa nelle piazze, meno festa sulle strade, l'impressione è anche meno gente, non so, oggi ai varchi mi dicevano non c'era così tanta gente. No, impressione di meno gente non è un'impressione, ma direi che è quasi una certezza che io
avevo più o meno quando siamo arrivati a Ivrea ieri intorno alle 7. Prima tappa al Borghetto, poi la tappa sul Lungodora per andare in municipio, più o meno l'ora era quella di sempre, e il numero di persone non era quello di sempre. Alcune persone immagino che abbiano preferito, viste tutte le informazioni sulle normative, sulla sicurezza, sulla gestione delle piazze, sulle ristrettezze, sul fatto che da un varco entri e dall'altro varco devi per forza uscire, quindi sulla gestione delle vie e delle piazze, penso che tante persone abbiano scelto di rimanere a casa. Oggi, lo dico così, mentre stavamo aspettando con Rita l'arrivo del prefetto Franco Gabrielli, c'erano persone che transitavano vicino alla questura e ci chiedevano: ma qui possiamo passare? Perché il punto di domanda è proprio: che cosa posso fare, dove posso andare? Attraverso un varco mi dicono: da questo varco entri solo, non puoi più uscire, se esci da questo varco devi entrare dal varco nella zona opposta. Allora, questa gestione è magari giusta da un punto di vista della sicurezza, un po' di difficile gestione, e può scoraggiare, ecco. Certo, qui fra l'altro alle nostre spalle vediamo, mi pare siamo con le Pantere forse qui, sì, al Piazza del Rondolino. Qui torniamo in Piazza del Rondolino. Torniamo in Piazza del Rondolino e stiamo aspettando, ma come arriverà il carro lo vedremo, stiamo aspettando che riprenda la battaglia invece in Borghetto, dove sicuramente vedremo i carri passare in una delle piazze, forse la più spettacolare, ma per la conformazione, al di là del fatto che i Tucchini sono forse la squadra più numerosa, ma altri sono lì. Diciamo che però tutte le piazze sono belle, perché sennò gli Arancieri... No, certo, ma ogni piazza ha la sua... Io ad esempio sono da sempre affascinato dal Rondolino, che mi sembra un po' più caotico. No? Un po' più bolgia, ecco, a me piace l'aspetto bolgia, è sicuramente dal punto di vista estetico Piazza Ottinetti è bellissima, le due piazze, Piazza Ottinetti e Piazza di Città, divise a metà con i colori delle due squadre e il carro che gira a ferro di cavallo per insomma ogni piazza ha la sua caratteristica. Questa, devo dire, ha il proprio... l'impressione della bolgia. Della bolgia, perché finita una battaglia ne comincia subito un'altra. Qui quando, dove ti giri un'arancia la prendi, e quando sei lì a lavorare. Perché ricordiamo che qua tirano Pantere, Diavoli, Mercenari e poi ancora Credendari. Quindi, si tira da ovunque, qui non esci, i saluti, questi Diavoli mi pare. Questi sono i Diavoli, però subito dietro ci sono le Pantere, quindi c'è anche un po' di confusione. Questo rende bene l'idea del caos che dicevamo, no? Eccoli che salutano, questo dice bene l'idea del caos. Speriamo che Damiano salvi la telecamera, il trasmettitore, che riporti a casa tutto quello che ha, però vedete qui c'è un sacco di gente. Davvero. Vabbè, questo è lo spirito del carnevale. Esatto, il carnevale è questo, lo dobbiamo ricordare, il carnevale sono questi. Poi vedevo... persone davvero di tutte le età, abbiamo visto i ragazzini, abbiamo visto i giovani, abbiamo visto persone della nostra età che sono giovani ma un po' più avanti con gli anni, e insomma... Questo sia tra gli arancieri a piedi sia tra gli arancieri sui carri, perché dietro a quelle maschere si nascondono ragazzi e ragazzi un po' più nello spirito, ma un po' meno ragazzi anagraficamente. E da qualche tempo a questa parte donne certo, che tirano... Certo. Maledettamente, dice qualche arranciere, e non so se invece in Borghetto abbiamo la battaglia, perché noi credo di no, perché è appena passato il corteo, ecco, queste sono le immagini che ci arrivano dal Borghetto, questo è Ponte Vecchio, stanno aspettando i carri. Devo dire che quando un carro si affaccia in una piazza qualunque, è il colpo d'occhio degli arancieri che, a piedi che ti aspettano, insomma, un po'... fa tremare le braccia, no? Le gambe, perché in questo momento no, però insomma qualcosa succede. Questa è l'attesa del carro invece che sta per arrivare in Ponte Vecchio, quindi dovremo aspettare ancora un po' perché riprenda la battaglia, sicuramente vedremo la battaglia anche dalle altre piazze, perché dicevi tu, qui abbiamo
la possibilità e la capacità di avere una telecamera fissa. Diciamo che i problemi sono anche quelli di riuscire a portare il segnale in regia, a riportarlo, quindi tutti i problemi che ben conosciamo. Spieghiamolo bene agli arancieri, la scelta della piazza del Borghetto non è una scelta di parte, ma è una scelta, diciamo, tecnica un po' indotta per avere una postazione fissa. Se va bene, promettiamo, metteremo postazioni fisse anche nelle altre piazze del Borghetto. Intanto vediamo il carro che arriva. Ecco, questa è la battaglia della Roccia, godiamocela. Ricordiamo, per chi ci sta vedendo su Facebook, chiaramente lo leggete, ma anche in televisione, che siamo in diretta. Questo non è il servizio che abbiamo realizzato un'ora fa, queste sono immagini che arrivano in diretta. Questa è la battaglia delle arance, uno storico carnevale di Ivrea, assolutamente in diretta. Come è difficile da vedere, come è sempre stato difficile da vedere, come più difficile ancora da vedere quest'anno per le limitazioni che diceva giustamente Mario prima, quindi sono immagini che abbiamo voluto darvi per portarvi dentro alla battaglia delle Arance e poi dentro al corteo, perché non è solo battaglia, perché forse tra poco avremo anche un altro punto di vista del corteo della Mugnaia che forse sta arrivando da qualche altro parte. Sì, ricordiamo che sono esattamente alle ore 15, così almeno datiamo la nostra diretta, e che la battaglia delle Arance, il corteo più che la battaglia delle Arance, è cominciato da un'oretta, siamo nella domenica del Carnevale di Ivrea, siamo in una domenica piena di sole che meglio di così non poteva essere da un punto di vista climatico. Ci sarà il tempo per capire se il numero degli ingressi, se i ticket a pagamento sono stati quelli che la Fondazione per lo Storico Carnevale di Ivrea si aspettava. Il bilancio di quest'anno è un bilancio che naturalmente deve fare fronte a delle spese diverse rispetto agli anni passati. Qui sta passando, vedete, passano spettatori, guardate gli arancieri come li sollecitano ad andare via perché sta arrivando il carro. Certo. E quando arriva il carro bisogna togliersi di sotto, come si dice. Vediamo, anche questo è... Ricordiamolo, diceva Elso Merlo prima, che ci potete vedere certamente in diretta Facebook, però siamo in diretta anche sul digitale terrestre, anzi siamo soprattutto in diretta sul digitale terrestre, sul canale 185, e poi appunto c'è la diretta Facebook che in questo momento vi fa vedere le immagini appunto della battaglia delle Arance al Borghetto. Siamo con queste immagini sul Ponte Vecchio. Abbiamo già visto in precedenza il primo passaggio
del corteo della Vezzosa Mugnaia proprio al Borghetto. Il corteo uscito dal Borghetto attraversa Piazza La Marmora, ritorna sul Lungodora attraverso Corso Onigra e poi tutto il Lungodora per affacciarsi successivamente in Piazza del Rondolino. In Piazza del Rondolino vedremo appunto il prossimo passaggio della Mugnaia del Carnevale di Ivrea, perché in quella piazza appunto c'è Damiano Dolando che ci documenterà appunto il passaggio di Francesco Olivero Feraldo. Ancora battaglia delle arance, ancora un carro, ancora stretti su questi arancieri che prendono aranciate, non inteso come bibita, ma colpi di arancia subito. Cosa si prende, perché lì è una muraglia umana sotto il carro, ci si appoggia al carro per tirare su e vedete che poi gli arancieri sotto abbassano il capo, prendono magari 3 o 4 arance, ma poi prendono la mira per colpire, non si butta a caso, il vero arancere mira, il vero arancere vuole, diciamo, far male, poi in realtà non ci si fa male, ma vuol dire vuole stordire con l'arancia, perché l'arancia che arriva sulla maschera ti lascia lì un attimo, no? E questo è quello che vuol fare l'arancia. Però c'è una bella differenza tra prendersi l'arancia sul viso e essere coperti dalla maschera. Gli arancieri sui carri certamente hanno scoperte le braccia e le mani, e certamente a fine battaglia, a fine delle giornate, le braccia saranno un po' il risultato della battaglia, saranno sicuramente più le braccia livide, come livide saranno i visi degli arancieri. Sì, poi è vero, noi qui abbiamo guardate come si accalca, queste sono immagini spettacolari della battaglia, guarda, volano arance ovunque, questo è proprio lo spirito della battaglia dell'arancia, ma come dico lo vedremo anche in altre piazze. Questo, quando il carro si ferma nella piazza, gli arancieri applaudono quando va via, perché vuol dire che ha coraggio. Fermarsi nella piazza è segno di coraggio. Passare e andar via un po' meno, ecco, apprezzano. Spesso ci sono delle fotografie, non so se riusciremo a documentarlo in questa diretta, spesso ci sono delle fotografie di arancieri che battono il cinque, danno la mano con gli arancieri sui carri, ormai con la maschera giù, ed è il senso vero della battaglia delle arance, che è una roba fatta tra amici. Guarda, vedevo adesso, ce la siamo forse persa, l'arancere sul carro dietro ha rifornito l'arancere sotto che era rimasto senza arance, gli ha dato 3 o 4 arance perché potesse tirare, ecco, questo è anche lo spirito, era rimasto, ecco, questo arancere che vedete qui, ecco, vedete, guarda, gli dà le arance, lo rifornisce perché possa continuare la battaglia. Questo è un altro senso assolutamente importante. È un'immagine di quelle da tenere per far capire che cosa vuol dire la battaglia dell'arancia. Eccolo, guarda, già a viso scoperto. Eccolo lì, a viso scoperto, è finita, guardate, lo dicevamo prima, l'applauso che si fa al carro che si ferma in piazza, che deve andare via perché sta arrivando. È già finita perché c'è un altro che sta arrivando, con cui battagliare. Però avete visto, si alza le mani, non si butta più, ci si applaude e avanti con il prossimo. Meno male che la battaglia comincia un po' sul ponte, ci sono questi arancieri a cominciare la battaglia e adesso gli altri che l'hanno appena finita. Subito continuare, non è una fatica da poco, né per gli arancieri a piedi, soprattutto non è una fatica da poco per gli arancieri sui carri, che questo movimento, questo gesto di lancio delle arance lo fanno costantemente per 9 battaglie di fila, naturalmente moltiplicato per 2, come dire, i giri. Quindi questa è una delle immagini spettacolari della battaglia, una delle tante immagini spettacolari, lo ripetiamo, lo diciamo ogni tanto, siamo al Borghetto perché qui stiamo sperimentando questa postazione fissa che speriamo negli anni di poter duplicare, triplicare per essere in tutte le piazze.
gli esperimenti si fanno per capire come va, a volte meglio, a volte peggio. Torniamo un attimo su, diciamo una parola su ieri sera, perché tu dici stiamo sperimentando al Borghetto, questa è sperimentazione, ma non lo vogliamo dire in maniera polemica, ma diciamo la realtà dei fatti qual è? Siamo in diretta, l'hai detto tu bene nel tuo video comunicato ieri, non con dei telefonini, non... siamo in diretta con una struttura, una sovrastruttura televisiva necessaria per fare quello che noi speriamo sia un buon servizio televisivo. Oggi forse ci avviciniamo al buon servizio televisivo. Ieri sera eravamo un po' più distanti. Allora, vediamo se riusciamo il corteo fermo intero dietro di noi, poi torneremo su questo argomento che, come sai, mi è caro, perché dovremo, giustamente dicevi tu, anche spiegare un po' la differenza, e spiegheremo questa differenza. Qui abbiamo Damiano che, a differenza di Alex, lo diciamo per chi guarda la televisione, a differenza di Alex, che è su un balcone a rischio arancio, perché è molto vicino, l'avete visto, alla battaglia, invece Damiano sta girando nelle piazze, lui non ha una postazione fissa, per lui farsi strada con la telecamera ai margini del corteo è difficilissimo, quindi le immagini che riesce a portarci sono immagini davvero difficili da fare, perché la gente si vede che stai lavorando, ma tutti vogliono essere vicini alla Mugnaia. Quando arriverà il Cocchio, lui si è messo, visto, all'ingresso, credo, di Piazza del Rondolino, quasi all'ingresso di Piazza del Rondolino, qui dovrebbe esserci forse un attimino di tregua, però qui vediamo i pifferi, sono loro ad aprire normalmente con la loro musica. Subito dietro al generale Massimiliano Gamerro, non abbiamo detto ancora il nome del generale Gamerro, che mi sembra stia facendo già da qualche tempo, già da qualche domenica, il suo bravo e appassionato lavoro da generale. Un bel generale. Sì. Una bella coppia, un bel generale, una bella Mugnaia, ma noi parliamo sempre di coppia, ma anche il sostituto, il podestà. Un gruppo quest'anno bello. Sono tre personaggi maschili che penso siano stati ben scelti da parte della fondazione, ed un personaggio femminile che a parlare un po' così in giro per la città, qualche perplessità, perché il nome insomma un po' era girato, e magari destava qualche perplessità, perché ci sono alcuni eporeviesi che sono legati alla figura della Mugnaia, figlia di Mugnaia, alla figura della Mugnaia legata ad una famiglia storicamente a sua volta legata al carnevale di Ivrea. Francesco Olivero Feraudo è legato a una famiglia storicamente del carnevale di Ivrea da parte del Tognotto, non certo, da parte della sua famiglia. Ma i tempi cambiano, il carnevale certo cambia, le cose si evolvono. La mamma del marito è stata Mugnaia. Nel 1986 Anna Rosa Feraudo, e Francesca invece arriva da tutt'altra realtà, arriva dalla Valle di Susa, sempre abitato a Bussolene, e poi ci ha raccontato di aver conosciuto appunto Marcello sui banchi dell'università, alla facoltà di scienze motorie, da lì è nato l'amore con Marcello, il trasferimento a Ivrea, l'amore per il carnevale di Ivrea, ha fatto anche il pianto al picco, non ce l'ha detto durante l'intervista, l'abbiamo scoperto ieri sera, c'è anche una foto che gira oggi, mi sembra, con con una divisa da arancieri, adesso non vorrei dire una cosa per un'altra, non mi ricordo la squadra, però insomma un po' di legame col carnevale c'è stato. Non ha fatto la BA perché non era Ivrea, questi invece sono i piccoli BA. Anche da qui ogni tanto arriva poi qualche Mugnaia, arriva qualche personaggio del carnevale, quindi questi sono i rappresentanti delle parrocchie, lo ricordiamo, le cinque parrocchie che prima dell'unificazione facevano una festa ognuno per conto loro, poi ci fu la unificazione, ma le parrocchie mantennero i loro rappresentanti. Allora, diciamo che la redazione ci fornisce questo aggiornamento, perché in effetti intanto c'è la presenza di questo labaro che è stato rinnovato, ne abbiamo anche parlato nei giorni scorsi, il labaro originario
era in qualche modo a rischio usura del tempo, perché era un labaro centenario, 110 sì. anni, e quindi quest'anno è stato assolutamente rifatto. E per celebrare questo rifacimento del labaro, sul cocchio della Mugnaia ci sono dei fiori bianchi, dei garofani bianchi che... Invece dei garofani rossi, perché sostituiscono il garofano rosso. Sostituiscono il garofano rosso, quindi i garofani bianchi perché la gente si chiederà perché non rose, questi sono l'omaggio al nuovo labaro. Esatto, questa è un po' la novità di quest'anno. L'abbiamo anticipata, adesso la vedremo fisicamente quando passerà tra pochi istanti il calo della Mugna. È sempre un po' più difficile riuscire, quando arriva la Mugna, a star fermi, perché vedete il povero Damiano deve fare qui l'ufficiale addetto alla Mugnaia, e questo è il calo. E quella che nasconde il viso della Mugnaia sono i garofani, il mazzo di garofani bianchi. Questo è, eccola qua, la Mugnaia che passa, vedete, questo è il carro della Mugnaia che entra. Qui c'è tutta la scorta della Mugnaia, perché anche qui poi la scorta è importante, noi non ce la ricordiamo, ma abbiamo la scorta della Mugnaia, e questo è il Tognotto. Del Tognotto non parla mai nessuno, lo vediamo, non l'abbiamo visto prima, lo vediamo adesso. E questo è il Tognotto, il marito della Mugnaia. Tognotto che non abbiamo intervistato perché non era presente il giorno delle fotografie ufficiali al castello di Pavone, aveva degli impegni di lavoro che l'hanno tenuto appunto lontano da Francesca, e che invece conosciamo appunto in queste immagini. E qui rivediamo il passaggio, ovviamente. Qui il Tognotto, qui si è fermato il corteo perché la Mugnaia è entrata in piazza del Rondolino, in quella piazza dove ci sono quattro squadre di arancieri, e quindi c'è questa bella bolgia ed è un bel bagno di folla per la Mugnaia. Poi noi andremo a vedere anche la battaglia ovviamente in piazza del Rondolino. Qui vediamo, questa è la coda corteo che si è fermato per dare modo alla Mugnaia di fermarsi in piazza del Rondolino, ovviamente, e di salutare gli arancieri, così come ha già fatto in Borghetto. Non so se in Borghetto prosegue la battaglia o meno, possiamo magari tornare in studio, in questo momento forse non c'è la battaglia in Borghetto, allora se non c'è rimaniamo qui a vedere la coda, perché poi tutti vedono le immagini di apertura e non si vede mai. Diamo merito anche a chi sfila, esatto, dopo il passaggio della Mugnaia. Diciamo che io non voglio assolutamente anticipare né numeri, né situazioni, né andamento della domenica. A vedere queste immagini, ma valgono relativamente perché varranno sicuramente quelle nelle piazze e quelle in via Palestra, a vedere queste immagini mi sembra un lungo d'ora abbastanza fluido. Vedremo poi se avremo la possibilità di avere delle immagini su via Palestro e sulle piazze di città e piazza Ottinetti, per valutare un po' la presenza del pubblico. Non sembra, io poi non so, devo dire onestamente, perché non voglio fare previsioni, non possiamo farne, ma avremo i dati, come dicevi tu, definitivi, e non voglio neanche essere così pessimista. Non so se poi abbia inciso di più la paura, abbia inciso il prezzo, 10 euro per entrare, da 8 a 10 sono solo 2 euro, ma fanno la differenza. Però 8 erano già un bel prezzo. Oppure se su tutto questo abbia inciso anche questa crisi di quale si parla, si dice sempre che c'è la ripresa, la gente però ha sempre meno soldi, forse i 10 euro, da 8 a 10 euro, meno soldi in tasca, più soldi da pagare per andare, magari tante altre manifestazioni, qualcuno che il Carnevale di Ivrea l'ha già visto 2, 3, 4 volte ha deciso di quest'anno di andare da qualche altra parte, può essere anche così. Se c'è stato un calo di visitatori, ma voglio dire, parliamo come gli exit poll, sembriamo in politica, se i risultati rimangono che, se c'è stato un calo di visitatori,
quella che hai dato tu certamente può essere una spiegazione assolutamente, assolutamente plausibile, unita al fatto che poi magari vado al carnevale, non riesco nemmeno a entrare in quella piazza che è la piazza che piace di più, non riesco magari ad entrare in piazza di città piuttosto che in piazza Tinetti, perché lì ho magari vissuto dei momenti particolari nella mia gioventù, non riesco nemmeno a vedere quella piazza e allora magari preferisco stare nella piazza. Certo. Ecco, potrebbe essere stato questo. Questo potrebbe essere uno dei motivi per i quali c'è forse un po' meno gente. Qui vediamo ancora, ecco, vediamo finalmente anche il resto della sfilata, poi torneremo a vedere la battaglia nelle piazze, non solo in piazza. Non solo per quanto riguarda il Borghetto, però vediamo anche la sfilata dei gruppi, degli sbandieratori, è un corteo storico di tutto rispetto, al di là del passaggio di Generale Mugnaia, e certo è un corteo storico che spezza un po' il ritmo della battaglia, qualcuno dice c'è un buco, è quello che fa prendere un po' fiato agli arancieri, è quello che permette, questa è un'altra delle cose che noi non riusciamo a vedere perché ovviamente o seguiamo la manifestazione o seguiamo, ma in questi buchi qua, nelle piazze, si cambiano le cassette, si buttano via le cassette vuote di legno, si portano davanti quelle piene, cioè questo buco, questi due giri che fa la Mugnaia servono alle piazze per ricaricare le munizioni e per riuscire così ad avere di nuovo il tiro pronto per i carri che si affacciano sulla piazza. Ecco, chiediamo alla redazione se ci fornisce, pensavo portati, se ci dà l'elenco, così almeno li citiamo, dei gruppi storici che partecipano appunto al Carnevale di Ivrea, perché quest'anno c'è un gruppo abbastanza nutrito, me ne ricordo uno su tutti, così anche qui parteggiamo per qualcuno, ma parteggiamo per un gruppo di casa, la Compagnia delle Corazze, che è un gruppo, certo, di Allier nato lo scorso anno, quindi un gruppo molto recente che però sta partecipando in maniera molto attiva alle manifestazioni canavesane. Quindi tra qualche minuto vi daremo anche un po' l'elenco preciso di tutti i gruppi storici che partecipano. Intanto li vediamo passare, diciamo anche alla redazione che ci vede, che ci sente, che anche se siamo in studio qualcuno può entrare in studio. Allora ve li ricordo, intanto che vediamo i passaggi, vi ricordo che abbiamo, per quanto riguarda invece le riprese esterne, abbiamo Alex Barabino in Borghetto e abbiamo Damiano Dolando che ci sta fornendo queste immagini con una telecamera mobile. Sono telecamere mobili, ripeto, che trasmettono il loro segnale direttamente alla regia della sede, con le difficoltà che poi vi spiegheremo, ma non vi vogliamo tediare adesso, vi spiegheremo in chiusura di trasmissione. Abbiamo in redazione Serenella Zedde e Karen Orfanelli, che sono quelle che ci forniscono tutto il supporto delle notizie, il supporto logistico, e che quindi riescono a darci la possibilità di andare in onda. Noi vi seguiamo anche da Facebook, se volete scriveteci, qualcuno ci scrive bello anche da casa, grazie, perché lo ricordiamo per chi ci vede su Facebook, che se fate canale 185, se siete nell'area, ovviamente in Lombardia no, perché qui con Facebook ti vedono ovunque, ma voglio dire, se uno si trova nel Cuneese e vuol vedere, o in provincia di Alessandria, vuol vedere lo storico Carnevale di Ivrea, guarda il canale 185, lo vede tranquillamente in televisione, perché come diceva giustamente Mario, noi siamo una televisione. Mentre passa il corteo, approfittiamo anche di questo momento, così parliamo senza che vediate le nostre facce, ma non perché facciamo le facce brutte, perché magari vi stufano un po', spieghiamo che oggi abbiamo due, ieri ne avevamo addirittura quattro e oggi abbiamo ridotte a due proprio per fare delle test. Noi abbiamo telecamere che vanno praticamente via internet ad un server che poi ci rimanda in regia le immagini che la regia lavora e rimanda in onda su Facebook e ovviamente sul segnale digitale. Tutto questo è molto diverso da un telefonino, quello che dicevi tu. Tutto questo funziona
solo con linee dedicate, con banda dedicata, tutto quello che noi abbiamo predisposto. Ieri sera sarebbe andato magnificamente se fossimo stati in Romania, in Polonia. Purtroppo siamo in Italia e in Italia esiste un collo d'imbuto che è rappresentato dalle antenne. Le antenne hanno un monopolio e le antenne automaticamente, fra mille segnali molto deboli dei telefonini e un segnale importante di una televisione, preferisce automaticamente i mille segnali dei telefonini perché commercialmente valgono di più. Mentre in altre parti del mondo c'è una legge per cui chi lavora ha la priorità sulle antenne, in Italia la priorità ce l'hanno quelli che le gestiscono, le antenne, a uso e consumo loro. Quindi si può, possiamo dire, cazzeggiare col telefonino, ma non si può lavorare. Dovremo capire come, qualche cosa siamo riusciti a capirlo e un po' di rimedio l'abbiamo posto, ma non sarà sempre così. Nei momenti di maggior afflusso non sarà sempre così. Dobbiamo adattarci al fatto che siamo italiani e lavoriamo in Italia. Questo lo diciamo per chi poi ieri sera ci ha dileggiato un po'. Almeno dimostriamo che insomma, siamo dei professionisti anche nel fare questo lavoro non facile da fare in queste condizioni. Se non ci sono Rai, Mediaset, La 7, facciamo i nomi, e tanti altri che fanno una diretta di 2 ore come faremo noi in un posto, forse un motivo ci sarà. Si può fare con chi ha i mezzi della Rai o Mediaset, ha dei costi che credo non se li possa permettere tutto il Piemonte, non solo Ivrea, quindi questo è uno dei motivi. Però ieri sera tu hai detto qualche commento c'è stato, non lusinghiero, d'altro canto non ce li saremmo meritati, oggi invece se non altro abbiamo Isabella che scrive, è vero anche da casa è bellissimo ed è un po' il senso di questo nostro lavoro. La differenza quando facevo il riferimento, lo facevi anche tu, ai telefonini sta proprio nella durata di un servizio. Se vogliamo documentare il Carnevale di Ivrea dobbiamo necessariamente far vedere la battaglia dell'Arancia, fare vedere il corteo storico, fare vedere la Vezzosa Mugnaia, fare vedere anche i gruppi storici che stanno appunto passando sul Lungo d'Ora, documentare le varie piazze, insomma una cosa che non si fa in 30 secondi di ripresa con un telefonino, una cosa che si fa naturalmente se c'è la possibilità di avere una diretta televisiva. Ed è quello che appunto stiamo cercando di fare. Allora, intanto, poi lo dico alla redazione per quando la redazione dovesse venire, Serenella e Karen possono venire in studio, facciamo vedere che si può entrare e uscire dallo studio, non siamo in una gabbia chiusa. Ovviamente abbiamo degli aggiornamenti per quanto riguardano i gruppi, abbiamo ogni tanto il passaggio da una telecamera all'altra. Damiano Dolando si sta spostando in questo momento dalla piazza, dall'ingresso Piazza del Rondolino al centro di Piazza del Rondolino, al centro spero di no perché non proprio al centro, perché avevamo notizia che si sarebbe spostato, invece vediamo alle nostre spalle è ancora lì, penso che ci penserà un po' a spostarsi perché dicevamo mettersi in mezzo in una piazza come Piazza del Rondolino, lui ha detto che ci voleva provare. No. Magari quando si sposterà noi vedremo di ricollegarci se sarà possibile col borghetto dove c'è il nostro Alex Barabino. Tu però volevi citare giustamente... Sì, perché sono tanti e hanno anche delle belle provenienze, arrivano anche da lontano. Allora, li citiamo così uno dopo l'altro, la fanfara garibaldina di Treviolo, Treviolo è un paese in provincia di Bergamo. Certo. La fanfara garibaldina, questa è una fanfara storica alpina di Vicenza, che è stata fondata nel 2007, mentre quella di Treviolo è stata fondata nel 2011. La fanfara storica Vicenza, battaglione estense, la sua fondazione, la sua formazione nasce nel 2005, il battaglione estense, qui invece abbiamo già un certo numero di anni di fondazione, nasce nel 1986 a Digione, poi il reggimento provinciale Ivrea anno 1796, primo battaglione, data di formazione 2013, questo reggimento arriva direttamente dalla città di Ivrea, da Urbino il reggimento provinciale, tamburi ducali. Forse
di Urbino. Ti interrompo un attimo, se la regia può mettere lo schermo intero, qui è molto spettacolare questo. E questa è la Triugio Marching Band, direi. Vogliamo provare a sentire il sonoro. Ok, l'abbiamo sentita, l'abbiamo anche questa e poi andiamo avanti con i gruppi ovviamente. Tamburo di Tucale di Urbino, Triugio, poi Triugio Marching Band, Band Lugano, Compagnia delle Corazze dei Duchi di Savoia, l'abbiamo citata prima, nasce nel 2017, lo scorso anno, ad Aglie. E poi il gruppo storico Piemonte, Portaleone Sipo Regia, del 2007, provenienza Ivrea, Portaleone Sipo Regia, Gianduia e Giacometta di Torino, e qui siamo nel pieno della tradizione piemontese, anno di fondazione 1925, e il gruppo sbandieratori e musici di Borgo Via Tosto, in provincia di Asti, anno di fondazione 1981. Sono tanti certamente i gruppi che partecipano a questa sfilata che chiude il corteo storico. E qui vediamo proprio l'auto, questa qua è quella della sicurezza peraltro, c'è molta sicurezza, ci vedono anche bandoliere dei carabinieri dai vetri, c'è molta sicurezza, niente paura per il camion, è proprio quello, quando si vede un camion nella folla, ecco qui forse riusciamo a valutare, qui vediamo che un po' di gente po' c'è, di gente. No? Non la folla delle grandi occasioni, ma un po' di gente c'è, quindi questo vuol dire che insomma, forse insomma, ci siamo, non è il carnevale che proprio immaginiamo, ma forse ci siamo. Vediamo adesso, lasciamo per il momento, non abbiamo ancora la linea adesso con il Piazza di Città e quindi vediamo di... vieni pure, vieni, abbiamo Karen che ci passa le notizie, ricordiamolo che abbiamo Karen e Serenella in redazione. Siamo tutti contenti per i commenti da casa, ce lo comunicano anche dalla redazione. Arrivano commenti, arrivano messaggi privati che ci fanno i complimenti. E una cosa che fa piacere è che i complimenti arrivano anche da molta gente che ci vede in TV. Noi siamo una TV, continuiamo a dirlo. Ci fanno piacere i social, ci fanno piacere i messaggi sui social, ma insomma noi siamo una TV. C'è gente che ci manda i messaggi dicendo che ci vede in televisione, che guarda la televisione. Per noi è importante proprio guardare la televisione. Ma siamo al Borghetto di nuovo. Possiamo siccome vedere... siamo in diretta, posso dire che posso condividere questa, sì. Perché l'importante è... Cioè perché poi ho condiviso, devo condividerlo sul mio profilo. Certo, sennò... e questo facciamo, e intanto noi ci vediamo il carro che arriva e la battaglia che riprende in Borghetto, qui siamo su Ponte Vecchio, guarda dove incomincia la battaglia, non sono ancora entrati sì, in Ponte comincia... Vecchio, comincia fuori da Ponte Vecchio, quindi... Lunga, veramente lunga. Una cosa che abbiamo sempre fatto tenerezza sono i postiglioni abbracciati davanti che sperano tanto che arrivino poche arance. Allora, io leggo, appena ho condiviso, leggo un commento di Roberto, che è uno di quelli che ieri ci ha mandato un commento un po' particolare. Roberto Bonino. Ieri il mio disappunto, dice, oggi i miei complimenti. Il disappunto non so come era stato manifestato, se era un disappunto civile va benissimo. A Cesare quel che è di Cesare e a Elso quel che è di Merlo. Ha giocato un po'. Che il carnevale ci sta. E, questo per dire che in realtà il... Mai visto in diretto su grande schermo la battaglia degli aranci, bravi, quindi nei grandi schermi Ivrea sta passando la nostra diretta e questo ci fa piacere perché ci dice mai visto in diretto su grande schermo la battaglia degli aranci, bravi. Un po' sgranato, sì Roberto, hai ragione, per fare questo esperimento, per ritornare a fare l'esperimento, sai come si dice, parliamo a Roberto Bonino perché sono amici quelli che ci scrivono, anche quelli che ci criticano, ma parliamo a tutti.
Noi siamo di quella razza che cade e si rialza. Quando ti rialzi non è che i lividi per la caduta non li hai, li hai e fanno male, però ti rialzi perché sai che devi rialzarti, perché devi andare avanti. Allora, sono un po' sgranate le immagini perché abbiamo ridotto da 4 a 2 le telecamere e abbiamo ridotto un po' la qualità per cercare di capire qual è il problema del segnale. Quindi siamo in HD, usciamo in HD, chi guarda su Facebook vede in HD, usciamo in HD. Chiaro che non è il full HD, sul grande schermo l'HD non è il massimo. Più la qualità è alta, più diventa difficile il passaggio di informazioni digitali, che sono poi il passaggio delle documentazioni televisive delle nostre telecamere. Che per se chi... abbassiamo la qualità, certamente ci troviamo un po' meglio. Che per chi è un tecnico, diciamo anche, avevamo 40 mega, ne abbiamo usati 26 nel periodo di picco, e quindi avevamo banda a go-go, il problema non è la banda, sono altri, li abbiamo analizzati, non vi stiamo a tediare, preferiamo garantirvi invece queste belle immagini della battaglia che secondo me sono la cosa più bella, da quella che volete, da quella che volevamo darvi. Allora, ritorniamo in diretta, abbiamo appunto dei commenti Facebook, ne leggiamo uno di Giuseppe. Ho sentito un commento che diceva: mai vista battaglia su grande schermo, è già successo almeno 30 anni fa a Telestudio Torino, protagonista, ci sono voluti anni ma bravi.
Telestudio naturalmente è un'emittente storica di Torino, quando c'era non c'era il digitale terrestre, ma l'analogico Telestudio trasmetteva sul canale 24, beh, stiamo parlando, Giuseppe, appunto di 30 anni. E poi questa tradizione, quella che poteva diventare una bella tradizione di trasmissione su maxi schermo dell'uscita della Mugnaia, piuttosto che della battaglia, piuttosto che dell'abbruciamento dello Scarlo, per non dimenticare la premiazione della battaglia il martedì pomeriggio, si è naturalmente un po' persa. Il senso di questa nostra iniziativa, il senso della diretta di oggi, è proprio quello di tornare a fare televisione con il Carnevale di Ivrea, fare televisione con la Battaglia delle Arance e, se sarà possibile, martedì con le fasi finali appunto del Carnevale di Ivrea. L'abbiamo pensata questa iniziativa intanto per rendere merito al Carnevale di Ivrea e poi certamente nel caso della premiazione della Battaglia delle Arance il martedì pomeriggio, anche per in qualche modo andare incontro a quelle che sono le esigenze della sicurezza, in qualche modo sgravare la piazza di città. Chi segue il Carnevale di Ivrea e conosce il Carnevale di Ivrea sa che Bolgia è piazza di città in occasione della premiazione, della proclamazione dei vincitori. Lo dico anche senza che il prefetto Gabrielli ci ascolti: qual è la bellezza di quella piazza, soprattutto nel momento in cui si avvicina il momento della premiazione? Bene, questo quest'anno non potrà più essere così, non potrà più essere vissuta così. Il senso di queste dirette è anche per consentire alle persone di seguire ugualmente le fasi della premiazione, sgravare un po' quella che è la capienza della piazza, trasmettendo sia in diretta televisiva sul digitale terrestre 185 il canale, sia su Facebook, sia sui maxi schermi appunto della città di Ivrea appunto le premiazioni. Nel frattempo abbiamo lasciato il Borghetto, abbiamo lasciato dove c'è Alex, abbiamo lasciato il Lungodora e Damiano si è spostato in piazza Ottinetti. Qui siamo con la battaglia degli scacchi da una parte, ma in questo momento vediamo inquadrati gli Arduini, siamo con la battaglia degli Arduini in piazza Ottinetti. Diceva prima Elso del giro a ferro di cavallo che fa il carro entrando appunto in piazza Ottinetti. Qua vediamo una prima parte dei conti di San Lorenzo che battagliano contro gli arancieri a piedi degli Arduini di Ivrea e poi vedremo la battaglia trasferirsi dall'altra parte con la squadra degli scacchi. Arduini e scacchi in piazza Ottinetti, molte picche in piazza di città, diavoli, pantere, credendari e mercenari nella piazza delle Rondoline del Sirio e il Borghetto con i tuchini. Questa è un po' la distribuzione delle piazze. Eccole di nuovo qua, la piazza appunto del Borghetto con i tuchini. Allora, noi dobbiamo fare una cosa tecnica adesso, mentre vi facciamo vedere questa battaglia. Allora chiedo alla regia di fare questa cosa tecnica. Noi siamo in diretta sul canale 185, siamo in diretta su Facebook. Il rischio di Facebook è anche che poi superate l'ora e il file troppo lungo, ce lo cancelli e tutti i vostri commenti positivi rimangono quelli negativi di ieri, non quelli di oggi. Allora, quelli non sono stati cancellati. Quelli non sono stati cancellati, okay, e non li cancelliamo perché non abbiamo la coda di paglia. A memoria in peritura di quanto è successo. Però se riusciamo a mantenere questa registrazione, allora facciamo uno stop, mandiamo la sigla di chiusura. Poi ritorniamo in studio subito, lo dico alla regia, subito dopo la sigla di chiusura rimettiamo lo studio, in studio ci sarà solo Mario, io vado un attimo a vedere in redazione di rimettere su la diretta Facebook, rimettiamo la sigla e ritorniamo in diretta Facebook. Sul canale 185 invece non molliamo mai. Allora, se la regia può mandare la sigla. :15:41, questo per dire l'orario e per manifestare chiaramente che siamo in questo momento in diretta sul canale 185 del Digitale Terrestre, Torino Canavese TV, per documentare
lo storico carnevale di Ivrea, la battaglia delle arance nelle piazze appunto della città di Ivrea. Abbiamo visto già nell'ordine la battaglia al Borghetto, stavamo vedendo un pezzo di battaglia in piazza Ottinetti, abbiamo visto il passaggio della vezzosa Mugnaia Francesco Olivero Feraudo al Borghetto e l'abbiamo vista anche passare sul Lungo d'Oro. E sul Lungo d'Oro abbiamo anche potuto salutare i gruppi presenti, i gruppi storici che sono tanti quest'anno presenti a fare da contorno e ad animare quello che è il corteo storico. Corteo storico che, come tutti gli anni, è aperto naturalmente dai pifferi e tamburi e che viene seguito poi dagli alfieri, successivamente dalle componenti storiche, certamente dalla banda della città di Ivrea che saluta l'ingresso della Mugnaia nelle piazze. Con queste immagini invece siamo ritornati alla battaglia del Borghetto, che è un po' il piatto forte del nostro, della nostra diretta, perché non perché parteggiamo per il Borghetto e per i Tucchini, ma perché al Borghetto è più semplice fare quella che Elso ha chiamato e continuiamo a chiamare sperimentazione, per cercare di darvi un prodotto che sia il più possibile vicino alle esigenze di qualificazione proprio del carnevale di Ivrea, anche attraverso delle belle immagini, anche attraverso una diretta che si prenda il tempo necessario per documentare quanto succede nella domenica della battaglia della Rana. Allora, adesso la regia, proviamo a ritornare, abbiamo salvato la diretta di Facebook, su canale 185 avete continuato a rivederci, per gli amici di Facebook rimandiamo la sigla e ripartiamo anche su Facebook. Qui come prima, ma questa volta tornati anche su Facebook, anche per gli amici di Facebook. Lo diciamo per chi ha visto l'interruzione, il problema è tecnico, Facebook come sapete dopo un po' poi interrompe la trasmissione, la cancella, noi non volevamo che fossero cancellati anche i vostri commenti, quindi abbiamo fatto ripartire la diretta su Facebook, anche questa è un'esperienza che facciamo. Io ho fatto ripartire la condivisione sul mio profilo perché la condivisione è uno degli elementi essenziali delle trasmissioni appunto su Facebook. E qui siamo di nuovo con le immagini in Borghetto, ma abbiamo visto anche già immagini da Piazza Ottinetti. Piazza Ottinetti e Piazza di Città sono due punti difficili per i radio, spiegavamo prima che il problema sono i ponti radio, quindi ci viene un po' difficile, ma Damiano è in zona e sta cercando di ripristinare ovviamente il collegamento. Qui vediamo gli arancieri in primo piano, le arance, ecco, questo è quello che rimane sul terreno, guardate, si raccolgono le munizioni per risparmiarli, qui si fa la raccolta delle munizioni per cercare di risparmiarle, questi sono i classici terreno di battaglia, come si dice. Qui vediamo l'arrivo di un nuovo carro, questo è Alex Barabino, lo ricordiamo. Non il carro, non il carro, l'operatore è Alex Barabino, con l'aiuto di Marzia, perché uno sembra, cioè, l'operatore deve contemporaneamente controllare il lavoro che sta facendo, ma ha bisogno di un assistente per la trasmissione, quindi abbiamo Marzia. Però che... vedevo prima nella nostra chat privata di WhatsApp che c'era un messaggio di Alex che voleva l'indennità di guerra per questo tipo di servizio che sta facendo, perché sicuramente il balcone, non so se si intuisce, però insomma per chi è pratico del Borghetto, questo balcone arrivando dal Ponte Vecchio è il primo balcone che si vede sulla prima casa, un po' d'angolo, come diceva Alex ieri, se la Mugnaia o il carro non fa la curva mi entra sul balcone, no, perché è proprio lì
sul mirato sul ponte. Sul quindi la Mugnaia non è entrata sul balcone, ma le arance. Ma le arance rischiano di sì, anche perché le reti di protezione ci sono, ma per poter fare questa immagine naturalmente un paio di buchi. Bisogna fare. Anche questo è uno dei problemi tecnici che la gente non si pone, vede delle belle immagini. Guardate dove passa il carro rispetto, ecco qui. Qui non siamo col grand'angolo, guardate dove passa il carro, e praticamente siamo lì sotto. Per fare queste immagini bisogna fare dei buchi nella rete, perché altrimenti facciamo vedere la rete. In questo caso non lo diciamo a Gabrielli. Anche in questo caso il dottor Gabrielli non lo diciamo, ma credo che il dottor Gabrielli lo saprà, perché questo è anche il punto della sicurezza. Qui da queste parti, credo sopra, però da sopra non si vede, c'è anche la questura che sta controllando, perché i controlli ci sono. Ecco, guardate, insomma, la faccia già è da battaglia, ed è da primo giorno di battaglia, poi ce ne sono altri due. Quindi... un'oretta e un quarto, un'oretta e mezza di battaglia, scarsa. Si riesce a tirare a fumare insieme, quindi cioè non c'è il tempo per fumare. Certo, in qualche modo devi ottimizzare. Certo, sì. Quindi, ecco, questo, vedete, si tira il carro e qualcosa arriva. Adesso non vorrei vedere arrivare un'arancia direttamente anche sulle nostre telecamere, anche perché non c'è solo la telecamera. Noi non l'abbiamo fatto vedere, non lo faremo forse vedere mai, perché... ma dietro la telecamera c'è un server che trasmette, c'è una specie di, non è proprio un router, una cosa un po' più avanzata di un router, perché deve trasmettere queste immagini. Ecco, qui siamo invece, forse se riusciamo ad andare, proviamoci, non so se viene bene, ma questo vale sicuramente la pena di vederlo, perché questo è un carro che sta arrivando in via Palestro, che è già in via Palestro, guardate, e si sta dirigendo in piazza di città, perché qui c'è ancora guarda, eccolo quello che dicevi tu, l'abbraccio, la stretta di mano, no? Questo è quello che succede fuori dalle piazze, no? Questo è quello che succede fuori dalle piazze. Questo è il nostro Damiano Dolando, che a rischio e pericolo suo va in giro con la telecamera. Qui speriamo che Gabrielli non lo sappia, perché bisognerebbe stare sotto le reti, chiaramente. Guardate come si buttano giù, guardate le cassette finite, guardate, eccolo, vedete, le cassette finite. Questo è il carro che sta svuotando il carro dalle cassette finite, e poi ha dei punti in cui si ricarica anche, questo è quello che succede. Abbiamo lasciato Piazza Ottinetti e ci stiamo dirigendo verso Piazza di Città per combattere contro le squadre dei Picche e della Morte. Questa è un po' la situazione di questo carro degli Aguzzini, così si chiama. Allora, qui è bella questa immagine, ringraziamo Damiano che non so come è riuscito ad arrivare fin lì, comunque, e soprattutto come fa a trasmettere da lì, questo lo sa solo lui, ma è pane per i suoi denti questo, a lui le sfide piacciono, perché questo è quello che si vive davvero nel Carnevale di Ivrea, perché anche le immagini che trasmettono i grandi network che trasmettiamo noi sono quelle che abbiamo visto della battaglia. Questo è un po' il backstage della battaglia, se vogliamo. Quello che succede tra una battaglia e l'altra, tra una piazza e l'altra, quello che vedi se vai direttamente a Ivrea a stare nel fango della poltiglia delle arance per 10 centimetri, perché quello è quello che rimane dopo la battaglia delle arance. Questo è quello che si vede, esattamente come ieri alla presentazione della Mugnaia, in sala dorata, nella sala del consiglio, in sala giunta, si vede una battaglia, si vede un Carnevale di Ivrea diverso, si vede quel Carnevale di Ivrea un po' più esclusivo dell'attesa da dentro dell'uscita della Mugnaia. Diciamo, insomma, non c'è un solo Carnevale. Diciamo le donne, eccole qui, le donne in prima fila sui carri, la finta c'è stata, molto bene. Cioè, devo dire, diamo merito, perché poi quando finisce la battaglia a volte si fa il riepilogo dei feriti, c'è una grande lealtà e una grande correttezza fra gli arancieri, e sia a piedi sia negli arancieri sui carri.
a tutti sta a cuore la sicurezza propria e quella degli altri. Facciamo una parentesi, perché l'ha detto chiaramente il sindaco della Pepa al prefetto Gabrielli questa mattina, e lo diciamo per rendere merito al lavoro dei volontari, dei dipendenti e dei medici e degli infermieri della Croce Rossa italiana. Un aspetto che per quanto riguarda la sicurezza non è stato variato in nulla all'interno del piano sicurezza del Carnevale di Ivrea è stato proprio quello relativo al soccorso, cioè i punti in cui sono distribuiti le tende e le ambulanze della Croce Rossa sono quest'anno, mi risulta, gli stessi degli anni scorsi. Perché un aspetto sul quale Carnevale di Ivrea ha sempre lavorato, che è quello della, tra virgolette, sicurezza sanitaria, del soccorso sanitario, è sempre stato, quello sì, è davvero molto, molto avanzato, nonostante magari non ci fosse una normativa che fosse così, così stringente in quel caso. Questo l'ha commentato appunto della Pepa passando vicino ai giardini del liceo Botta, dove è posizionata un'ambulanza della Croce Rossa, quando c'era appunto il prefetto Gabrielli questa mattina in visita. Quindi sicurezza sicuramente. Poi diciamo che quando si fa il resoconto dei feriti, beh, diciamo innanzitutto che un occhio nero è una medaglia per un arancere. Se esci dalla piazza senza un occhio nero vuol dire che non hai fatto il tuo lavoro. Questo, o le braccia blu per quanto riguardano quelli a... ovviamente che sono sui carri, ci dicevano le arancere che sono sui carri, che ad esempio il fasciare il busto è una delle cose più delicate che si fa, perché le aranciate che arrivano addosso sullo stomaco, sul busto, sono colpi duri, quindi c'è tutta una fasciatura, una preparazione, come davvero i guerrieri di una volta, hanno una specie di armatura, è davvero così, quindi la sicurezza c'è. Quando si parla di feriti, si parla di occhi neri, di qualche labbro rotto dalle arance, e queste sono medaglie. Per la maggior parte non si dice mai, ma è gente che è scivolata nelle arance, questo è un problema di chi non va con le scarpe adatte o di chi, magari inavvertitamente, può succedere, scivola. Altri è data dagli ubriachi, uno di quei fenomeni che invece riguarda soprattutto i giovani, gli adolescenti a volte. Ci sono casi di ricoveri al pronto soccorso per gente che si ubriaca, anche con liquore. E quindi con la battaglia vera e propria c'entrano veramente poco. Sì, perché questi ultimi casi che tu stai citando sono più casi da giovedì grasso, da giovedì sera e da sabato sera, che non da domenica, lunedì e martedì della battaglia delle arance. Vediamo allora un attimo che cosa sta succedendo. Qui continuiamo a vedere i carri in via Palestro. Abbiamo parlato della sicurezza, abbiamo sentito Gabrielli e quindi abbiamo detto di che cosa c'è nella macchina organizzativa del Carnevale di Ivrea. Questo soprattutto per sapere che cosa succede. Allora, per quanto riguarda il borghetto, credo, qui vediamo anche dietro, possiamo toglierla magari la mano che fa la foto perché non ci interessa molto. Ecco la Mugnaia. Ecco la Mugnaia, ecco questa è la Mugnaia del Carnevale di Ivrea. Per quanto riguarda la battaglia, ci dicono che in borghetto è finita la battaglia, dovrebbe essere passato l'ultimo carro. Non so se abbiamo ancora immagini del borghetto. Possiamo, come dire, salutare gli amici del borghetto e salutare i tuchini che hanno tirato in borghetto, visto che la battaglia in borghetto è finita. Comincia la festa, però è finita la battaglia, comincia la festa, quindi mandiamo un saluto ai tuchini di borghetto e al borghetto che ci ha ospitato durante questa giornata di battaglia. E proviamo a vedere se abbiamo ancora immagini dalla telecamera mobile, quella che è di Damiano Dolando. Poi abbiamo comunque
dei contributi da farvi vedere. Abbiamo ancora sicuramente da tornare sulla mugnaia del Carnevale di Ivrea, perché insomma oggi è la giornata della battaglia delle arance, però ieri è stata la grande serata di Francesca, quindi a Francesca dedicheremo ancora un po' di spazio in questa nostra diretta, e poi dovremo anche ricordare i prossimi appuntamenti della giornata di lunedì e di martedì. E poi un appuntamento particolare, che è quello del mercoledì delle ceneri, con Polenta e Merluzzo, con l'Adverse a Giobbianbot, con la conclusione del carnevale, perché anche quello in abiti civili è Carnevale di Ivrea, un carnevale molto, molto particolare, ma una chiusura allegra e in festa del Carnevale di Ivrea, ancora una volta in Borghetto, ancora una volta in Piazza La Marmora. Allora, se non abbiamo più immagini, perché sicuramente in Borghetto, ecco, mandiamo magari un po' di immagini. Qui siamo in Piazza di Città. Qui siamo in Piazza di Città, qui siamo con i picche, siamo alla fine della battaglia, però li vediamo gli arancieri. Qui cominciano a mischiarsi i c'è un mercenario che è un po' fuori piazza. È un po' fuori piazza, però va bene. Però deve avere un qualche legame con qualche picche. Vedi, c'è la festa dei picche. Insomma, non siamo riusciti proprio a entrare nel rondolino, vediamo se riusciamo poi a farlo magari più avanti, nei prossimi giorni, oppure mandare delle immagini, perché abbiamo detto che Piazza del Rondolino è veramente difficile, caotico, stare con una telecamera, un trasmettitore, perché chi ha visto Damiano girare ha visto un po' come la mugnaia, no? Damiano non lo vedevi perché era dietro a tutta l'attrezzatura che aveva per trasmettere. E qui però almeno un po' di arancieri di Piazza di Città li abbiamo fatti vedere. Qui siamo ormai verso la fine della battaglia, i carri sono passati, oggi la battaglia finisce qui. Rimaniamo con queste immagini della piazza finché abbiamo immagini della piazza, e poi ritorniamo poi in studio, e dallo studio invece vi presentiamo ancora una volta Violetta, Francesca, perché ieri abbiamo mandato in onda l'intervista che aveva fatto per noi Federico Bona, un po' di carattere meno personale, un po' più ambientata sul carnevale, su quello che è il momento, su quella che era i temi della sicurezza, quelli che abbiamo trattato noi. Però tu invece sei andato più sul personaggio. Abbiamo fatto questa intervista, abbiamo realizzato questa intervista subito dopo le fotografie, quelle ufficiali da parte dei fotografi, che sono purtroppo per fortuna, insomma, meno rispetto agli anni scorsi, perché si è asciugata un po' anche in quel caso la professione, e l'abbiamo realizzata appunto al castello di Pavone. Abbiamo cercato di farci raccontare da Francesco un po' della sua vita, del suo amore Marcello, dei suoi figli e di quelle che sono le sue passioni e i suoi interessi. Quindi ne è venuto fuori un ritratto tra virgolette un po' più personale della Francesca Mugnaia. Non so se possiamo farlo partire subito o preferiamo... Ce l'abbiamo, quindi andiamo con Francesca Olivero Feraudo, Mugnaia 2018 dello storico Carnevale di Ivrea. Francesca Olivero Feraudo e la Mugnaia 2018 dello storico Carnevale di Ivrea. Questa mattina le prime foto con i fotografi, le prime impressioni con l'abito della vezzosa Mugnaia. Il consuntivo di questa mattina? È stato un susseguirsi di emozioni incredibili, che spero di aver controllato abbastanza, anche se spero di avervi fatto vivere l'emozione che provavo anch'io. All'inizio è stato qualcosa di surreale, poi piano piano penso di essermi un po' sciolta e ho sentito tutti intorno ben presenti a sostenermi. Ci racconta Francesca qualcosa della sua vita, della sua famiglia, di suo marito Marcello, dei suoi figli e anche del suo lavoro. Certo, allora io sono sposata con Marcello dal 24 settembre del 2011 e abbiamo due bimbi, Lorenzo e Caterina.
Lorenzo ha appena compiuto 7 anni ieri e Caterina a gennaio ne ha fatti 5. Loro vanno a scuola a Chiaverano, mentre io e Marcello siamo entrambi kinesiologi e osteopati. Lui ha uno studio in corso Vercelli ed è osteopata al 100% tutto il giorno, tutti i giorni. Io invece mi occupo di attività fisica adattata e faccio delle, diciamo, ore di ginnastica individuale personalizzata in una palestra che l'energia è sempre qui a Ivrea. E poi lei si occupa anche di bimbi con giocomotricità. Sì. Giocomotricità il pomeriggio. È un'associazione sportiva che fa fare attività motorie ai bambini dai 2 ai 5 anni, quindi in età prescolare. E per poter mandare avanti tutto questo, logicamente vengo aiutata da altri ragazzi, anche loro esperti in questo campo. E trovo un lavoro meraviglioso, perché ci muoviamo, giochiamo, siamo coi bimbi, quindi non si potrebbe chiedere di più. E c'è un'altra cosa bella che lei fa, la volontaria all'UGI, Unione Genitori Italiani, che si occupano dei bimbi che hanno qualche problema di salute. Sì, questo forse è legato più a una cosa personale che mi porto magari da quando ero più piccolina, che evolvendosi forse mi ha portato proprio a fare questa strada. E anche qui spero di portare comunque un buon umore, alleggerire magari il bambino, ma anche tanto le famiglie che spesso ti accolgono volentieri durante questo lavoro, diciamo, che tu vai a fare lì con loro. Le belle esperienze nascono spesso e volentieri da proprie esperienze personali sulle quali in qualche modo fondare un pezzetto, certo, del proprio futuro. Certo, certo. Diciamo che non posso che essere contenta, perché tutta la strada che ho fatto da quando ero bambina adesso mi ha portato qua. Sono arrivata in una città che mi ha accolto subito benissimo, una famiglia, quella di mio marito, che mi ha fatto subito sentire a mio agio, e la mia famiglia che mi ha sempre spinta a fare quello che credevo, quello in cui credevo, quindi mi sento proprio fortunata. Ecco, chiudiamo questo discorso del volontariato per ricordare che lei è stata anche volontaria a Torino 2006, questo ci porta a dire che lei è originaria della Valle di Susa, è nata a Susa e ha vissuto per tanto tempo a Bussoleno. Sì, e tra l'altro durante le Olimpiadi del 2006 è proprio il periodo in cui io ho conosciuto Marcello e abbiamo vissuto Torino durante questi giorni di festa che portavano quasi una magia surreale al tutto, perché c'erano concerti, persone che arrivavano da tutto il mondo, quindi avevamo un bel contorno per far nascere un bell'amore. Non abbiamo detto che l'amore con Marcello nasce nel periodo del 2006, ma nasce, immagino, sui banchi dell'università, condividendo la stessa professione. Sì, ci siamo conosciuti alla Facoltà di Scienze Motorie, e forse perché non siamo stati attenti tutte e due a leggere un avviso dove ci dicevano che la lezione di biologia era stata, diciamo, sospesa. Noi ci siamo presentati ed eravamo gli unici due presenti in aula. Abbiamo parlato della famiglia di suo marito, c'è una presenza importante che è quella della suocera Anna Rosa. Vogliamo ricordare il ruolo di Anna Rosa nel Carnevale di Ivrea, qual è stato? Certo, è stata la Violetta del 1986. E vicino a me è sempre stata quasi una mamma da quel punto di vista. L'ho sentita da subito molto emozionata ma rispettosa della mia parte, e spesso notavo che si tirava indietro per paura di togliere qualcosa a me, dove io invece spesso l'ho richiamata perché avevo bisogno del suo sostegno, della sua presenza, tant'è che la stella che ho indossato oggi, tengo a dirlo, era la sua, quindi sono contenta. E Anna Rosa era presente anche questa mattina qui al Castello di Pavone, non l'abbiamo detto, ci troviamo a Pavone in occasione delle fotografie, proprio un po' a sovrintendere con amore, con occhio discreto però certamente interessato e commosso. Oggi c'è stato il primo battesimo, ma nulla in confronto a quello che sarà la serata di sabato, come ce la immaginiamo? Allora, qui i primi 10 minuti sono stati molto forti, poi però ho sentito intorno delle belle sensazioni, quindi mi sono riuscita a sciogliere abbastanza, credo. Per sabato sarà, sembra banale dirlo, ma un'emozione incredibile. Non vedo l'ora di farlo, ma dall'altra parte un po' di paura c'è, ma forse la paura è più quella di
pensare sarò all'altezza, riuscirò a farlo e tutto. Io spero, ci proverò al massimo e non vedo l'ora veramente di salutare tutti. Vogliamo ricordare che sarà un carnevale come tutti gli altri, nonostante le restrizioni. Sarà un bel carnevale, anche se magari in piazza ci saranno un po' meno persone per le limitazioni dovute alla sicurezza. Ma lo spirito della Mugnaia, sicuramente lo spirito degli organizzatori e lo spirito dei partecipanti, pensiamo, sarà lo stesso. Certo, forse ha detto che ci saranno meno persone, ma la qualità non cambierà, le persone saranno lì per far festa, ci sarà più colore in piazza perché saranno presenti comunque tutte le squadre e si parte bene. Una cosa che parte a essere fatta tutti insieme non può che continuare ancora meglio. Quest'anno la Mugnaia del Carnevale di Ivrea ha una grossa responsabilità perché rappresenta la forza delle donne. Violetta, la forza delle donne, è proprio un'idea che nasce tra le donne di Ivrea per combattere la violenza nei confronti delle donne, utilizzando la figura della Mugnaia. Certo, allora questo progetto è cominciato dalle donne del Carnevale, ma è stato, a quanto mi sembra, subito abbracciato da tutta la città. E quindi qua si nota la sua importanza. Poi personalmente è una cosa a cui tengo molto, perché secondo me la donna deve sempre sentirsi, non, come dire, protetta e ben voluta, ma comunque libera di poter fare, anzi spinta e sostenuta. Quindi questo è un progetto a cui tengo particolarmente. Noi le auguriamo buon carnevale, le auguriamo di avere tutta la forza per vivere a pieno, serenamente e con orgoglio il ruolo di Violetta. Buon carnevale. Grazie mille, buon carnevale. Eccoci tornati in studio, questa era Violetta. Alle nostre spalle vediamo Piazza di Città, mi pare, vero? Sì. Questa è la battaglia di Piazza di Città, possiamo andare magari a schermo intero, intanto che la commentiamo. Abbiamo fatto vedere il Borghetto, facciamo vedere anche altre piazze. Questa è un'altra dalle quali abbiamo un segnale, direi, discretamente buono. Cambia la piazza, cambiano gli arancieri, non cambia quello che è lo spirito della battaglia. Sì, prima abbiamo visto i picchi, adesso qui c'è il carro dei falchi del castello che sta battagliando con gli arancieri della morte. E poi ricordiamo che noi siamo in onda in TV su canale 185, ci arrivano molti messaggi, anche delle mail ci sono arrivate, di gente che ci vede in televisione, siamo anche in diretta su Facebook, ormai le TV sono social, ringraziamo i complimenti, così come ci siamo insomma risentiti un po' degli insulti di ieri, ringraziamo per i complimenti di oggi che sono altrettanti se non di più. Mirna Marchi ci dice complimenti, ottimo lavoro, sarebbe bello trasmettere il profumo delle piazze, ragazzi, è indimenticabile. Sulle immagini ci stiamo lavorando, per il profumo ci vorrà ancora un po'. Ho idea che per il profumo sarà difficile. Proveremo comunque anche il primo obiettivo è quello di riuscire a portare a casa più dirette possibile. Certo, più immagini in diretta possibile, perché lo ricordiamo, poi chi lo vede su Facebook c'è scritto, chi ci vede in televisione ci vede in televisione, siamo attorno all'ora e mezza, arriviamo forse a fare un'ora e mezza di diretta, quasi due ore di diretta live da Ivrea, ininterrotta, e credo per una piccola televisione come la nostra sia un bel record, un bel esperimento. Qui vediamo Piazza di Città, i carri che entrano, ricordiamo, di immagini così ne possiamo vedere per 3 o 4 ore, se si registrano, si montano con calma. In diretta credo sia difficile. Si è detto che ci sono voluti 30 anni per ritornare sui grandi schermi, meno male che ci siamo. Sì, senza dimenticare naturalmente il passaggio della Violetta, il corteo, e senza dimenticare che naturalmente questa mattina il nostro lavoro ci ha portato a Ivrea a documentare
la visita del capo della polizia Franco Gabrielle, che è venuto un po' a vedere come Ivrea affronta il carnevale da un punto di vista della sicurezza, perché lui è l'estensore, è colui che ha scritto la famosa circolare Gabrielli, che sta a mettere i paletti all'interno delle manifestazioni dal punto di vista di sicurezza. Quindi insomma nella giornata di oggi abbiamo cercato di dare un po' il senso generale di quanto Ivrea sta vivendo e di quanto Ivrea sta facendo a margine del carnevale. Poi sarebbe curioso sapere se dalle indicazioni che ha ricevuto al carnevale di Ivrea Gabrielli pensa di cambiare qualcosa nella sua circolare, insomma, perché qualcosa avrà visto a Ivrea di diverso magari rispetto a quello che lui immaginava in una manifestazione come quella di Ivrea. Poi non tutte le manifestazioni sono uguali, insomma il carnevale di Viareggio avrà altri problemi, quello di Venezia immaginiamo, però quelli di Ivrea, qualcosa nel piano sicurezza forse è da rivedere per allinearci alle esigenze del carnevale. L'importante è che il carnevale, diciamolo perché fino adesso non l'abbiamo detto, l'importante è che il carnevale si sia fatto quest'anno, perché il rischio che tutta questa battaglia in città non la si vedesse, si vedesse un lancio in piazza del mercato, c'è stato ed è stato reale. Il carnevale di Ivrea è una manifestazione che da un punto di vista di sicurezza gli esperti, Gabrielli per primo, definisce una manifestazione dinamica, cioè una manifestazione che non si svolge in un solo posto, in una sola piazza, in un teatro, in una situazione circoscritta, ma è una festa, è una manifestazione che dinamicamente si svolge in tantissimi punti e ha un suo svolgimento che inizia il 6 di gennaio e finisce con Polenta e Merluzzo il mercoledì delle cenere. Quindi è una manifestazione difficile da in qualche modo inquadrare da un punto di vista di sicurezza. Il vantaggio, spero che sia come dici tu, è che quando il capo della polizia Gabrielli va a visitare manifestazioni come quelle di Ivrea le guardi con un occhio che in qualche modo consenta di magari rivedere alcuni punti della sua circolare, perché non penso che un territorio come il nostro canavese riesca a sostenere il peso di un'organizzazione così strutturata come quella dedicata alla sicurezza in manifestazioni importanti che possono essere il Carnevale di Ivrea, ma il torneo di maggio alla corte di Re Arduino di Cornier, la festa dell'uva di Caliuso, la festa di San Savino di Ivrea, certo. La saga del cavolo Verza di Montalto, certo, il paio dei borghi a Cirie, insomma il Beato Carletti a Chivasso, cioè ne abbiamo tante di feste che impattano proprio da un punto di vista della sicurezza. Il problema è cercare di dare una struttura che consenta di rendere queste manifestazioni sicure ma compatibili con quello che può essere lo sforzo degli organizzatori e anche lo sforzo delle forze dell'ordine, perché Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, come abbiamo visto ieri sera e oggi, e insomma il numero è importante, il numero è ingente. C'era chi stamattina diceva chi paga sostanzialmente tutto questo, ma è semplice, una parte la paga la Fondazione, quello che è organizzazione privata, gli steward sicuramente li paga la Fondazione e le forze dell'ordine li pagano, certo, i contribuenti. Però si diceva, però il Comune ha dato un ulteriore contributo in più alla Fondazione per poter sostenere queste spese, ma i soldi del Comune sono i soldi dei contribuenti, allora tutto viene pagato dai contribuenti? Diciamo che per sostenere queste manifestazioni con questo livello di sicurezza, se questo è il livello futuro, certamente un impatto sulle tasche dei contribuenti c'è, non fosse altro che il prezzo del ticket passa da 8, che è già caro, a 10 euro. 10 euro, certo, questo è uno dei prezzi da pagare, del resto bisogna scegliere, lo si vuole o non lo si vuole, perché quando c'è il Carnevale di Ivrea, noi questo ragionamento lo facciamo anche per quanto riguarda la nostra piccola realtà, quando diciamo tutti vogliono vedere la TV, poi quando è ora di investire anche la propria immagine nella TV, molti fanno un passo indietro. Lo stesso, tutti vogliono il Carnevale di Ivrea, tutti vogliono vedere il Carnevale di Ivrea, però vogliono che a pagare sia qualcun altro. Non succede così. Quello che si vuole, in qualche modo, bisogna pagarlo. Per quanto riguarda la sicurezza, per le forze dell'ordine, così come tu hai già detto, anche
vale per la Croce Rossa, vale per i turni in ospedale che si fanno in pronto soccorso, vale per i volontari di tutte le associazioni che sono coinvolte. Qui parliamo di turni massacranti e, lo diciamo anche, non sempre pagati. Insomma, gli straordinari non si contano quando si fanno manifestazioni di questo genere, non si contano le ore di lavoro per i volontari, ma non si contano gli straordinari neanche fra i carabinieri, poliziotti, finanzieri, ognuno mette un po' del suo. Qui vedete la battaglia, credo sia praticamente finita, o sia giunta al termine, perché sta passando il trattore. Questo però vuol dire che probabilmente sta giungendo in piazza di Città il corteo della Mugnaia, che finisce il suo secondo giro in piazza di Città. Allora, se il prefetto Gabriele volesse essere spiritoso, potrebbe salire sul cocchio della Mugnaia a fare un giro conclusivo vedendo un carnevale di Ivrea dall'alto. Spero che il prefetto che non si arrabbi per queste nostre parole, ma insomma. Abbiamo visto peraltro nelle immagini, poi magari arriveremo nei prossimi giorni, nelle immagini montate al volo da Rita Pagliero, abbiamo visto il prefetto Gabriele che ha incontrato lo Stato Maggiore e ha omaggiato lo Stato Maggiore, cioè ha riconosciuto l'autorità dello Stato Maggiore, lui capo della polizia, in modo scherzoso, ma insomma nello spirito del carnevale è entrato in qualche modo. Se vogliamo raccontare la cosa più divertente della mattinata, se abbiamo ancora un attimo di tempo, ma penso di sì, siamo arrivati alla fine di questo giro con il prefetto in piazza di Città, dove ognuno faceva la propria parte, il proprio spettacolo. Allora in piazza di Città c'erano, vengono citati, mi sembra, nell'intervista di Federico Bona, Quidelvin è un gruppo del quale fa parte Francesco Olivero Feraudo, che nei giorni di carnevale va ad assaggiare i vin brûlé che vengono proposti dai vari gruppi delle squadre degli arancieri, poi fa una loro classifica, hanno una loro divisa. Quidelvin erano davanti all'androne del Palazzo del Municipio, stesi per terra, e quando Gabriele è arrivato loro stavano facendo questa fotografia. Sono stati presentati come sono degli amici del Tognotto. Insomma, è stato curioso vedere arrivare il capo della polizia e in qualche modo vedere appunto questa scena. Sembravano praticamente tutti esanimi, tutti morti, invece stavano semplicemente facendo una fotografia a ricordo di questo carnevale 2018. Certo, Cui del Vin, che sono quelli che assaggiano tutti i vin brûlé, ecco, è un pensierino, possiamo farcelo, perché fra fare l'arancere, non ho più l'età per farlo, fra fare l'arancere e fare Cui del Vin, fare Cui del Vin, questa è una delle... Allora, ci verrebbe meglio. Ci verrebbe meglio. Dobbiamo acquisire competenza, ma con qualche assaggio ce la facciamo. Allora, qui io direi che possiamo rimanere con la piazza, perché vediamo se per caso riusciamo ad arrivare anche a vedere l'arrivo della Mugnaia. Però mentre lasciamo magari lì, come si dice, in preview le immagini della Mugnaia, le immagini della piazza, in attesa, speriamo, di vedere che arrivi la Mugnaia, io volevo parlare un attimino anche del generale, perché oggi è il giorno della Mugnaia, il giorno del generale l'abbiamo visto all'Epifania, però voglio dire, se dovremmo avere delle immagini anche che riguardano il generale, anche qui una specie di backstage, eccolo qua, il generale. Allora, ricordiamo che è lui il capo della festa, la Mugnaia è l'eroina, ma il capo della festa è lui, ed entra in carica il famoso 6 gennaio, noi eravamo in diretta anche il 6 gennaio peraltro, e poi il 6 gennaio riceve peraltro la feluca e la sciabola. Il giovedì grasso è il giorno della salita a cavallo del generale, ma è anche il giorno in cui ottiene i poteri, ufficialmente diventa il comandante di piazza, si dice, no? Indossa la fascia da comandante di piazza, quella che era fusciacca per il sindaco, e diventa il comandante di piazza. Quest'anno, l'abbiamo detto, un gran bel generale anche quest'anno, ma sono anni che abbiamo dei gran bei generali e anche delle gran belle mugnaie, per carità. Massimiliano Gamerro, 41 anni, è cresciuto a Barone, ha dei studi tecnici conseguiti a Ivrea e Salerano, ed è sposato con Barbara, un'imprenditrice di Azeglio. Vive e lavora ad Azeglio come responsabile vendite dell'azienda di famiglia. Vedete, spiritoso, sta facendo le foto, aveva
le piume della feluca che gli arrivavano sulla faccia. Come per conoscerlo un po', non abbiamo fatto l'intervista, diciamo che dedica il tempo libero al giardinaggio, al trekking, ai viaggi e agli animali di casa, è un amante degli animali. La passione del carnevale è cresciuta in lui di anno in anno, vivendolo in piazza tra gli arancieri dell'Asso di Picche, è lì che applaudiva Violetta il sabato sera e partecipando alle fagelate notturne bevendo il vin brûlé con gli amici. Qui torniamo al vin brûlé, sembra che sia una delle caratteristiche, il vin brûlé del carnevale. Non abbiamo solo aranciate, diciamo così, abbiamo anche molto vin brûlé. Peraltro noi andiamo avanti a descrivere il generale, ma se in piazza entrasse ovviamente il corteo, la regia ci può interrompere in qualunque momento. E quindi ovviamente lo vediamo. Il carnevale, eccolo qua, si apre, abbiamo alle nostre spalle la piazza. Il carnevale, diciamo, si apre il 6 gennaio con il passaggio dei poteri. I momenti, poi ci sono la presa di Drapò, la riappacificazione, la prende Indora, spianta il PIC, però fermiamoci qui perché sta arrivando il corteo e come sempre annunciato, come vedete dagli alfieri, questo è il corteo, fra un po' arriverà, qui finisce il Giro della Mugnaia. Questo dovrebbe essere il secondo giro della Mugnaia, il secondo giro per le piazze, gli alfieri sono passati, i pifferi stanno annunciando l'arrivo della Mugnaia e poi vedremo appunto il passaggio della Mugnaia. Abbiamo citato il generale, vogliamo citare che Vittoria Piretto, Giovanni Pozzo, Sara Scozzari, Emma Lacchio, Giulia Landorno sono stati i primi cinque piccoli a Bade la prima domenica, Ilaria Seidita, Sara Ferro, Viola Acti Esperino, Alessia Crosetti e Emma Perenchio sono stati i secondi cinque abbade, le parrocchie di San Grato, San Maurizio, San Tulderico, San Lorenzo e San Salvatore che abbiamo presentato e abbiamo visto nel corso dei nostri telegiornali. Abbiamo detto di Massimiliano D'Amato. È entrato baldanzoso in piazza invitando la gente come si fa negli stadi, no? Invitando la gente al calore, anche questo è un gesto spontaneo, diciamo non da protocollo, ma è entrato... Ma che piace. Ma che piace, la gente piace, le piazze piace, è entrato invitando la gente all'applauso, invitando la gente, eccoli, questo è lo Stato Maggiore. Qui c'è... Marco, è una bellissima figura quella dell'aiutante di campo del generale con questa barba un po' da altri tempi che con la divisa rende tantissimo. Il sostituto. Sostituto, le vivandiere. Qui siamo a fine sfilata, quindi c'è un po'... di, non di rilassamento ma un po' di voglia di godersela, certo. Fino adesso un po' tutti più ingessati, qui si arriva alla fine ed è la festa, perché poi noi concluderemo ovviamente questa nostra diretta, non possiamo stare qui in eterno, ma qui comincia poi una festa vera anche per chi è Ivrea, insomma è una notte di festa, l'ennesima notte di festa. E quella festa che è difficile da in qualche modo inquadrare in un discorso di sicurezza, perché la festa è una roba così, un po' più aperta, un po' meno protocollo, un po' meno controlli, dove ci sono troppi controlli diventa un po' meno festa. Il carnevale di Ivrea è da questo punto di vista difficile da contenere, da inquadrare, però questo era e questo deve in qualche modo continuare a rimanere. Questo è il brillante Stato Maggiore, così si dice, ma sono brillanti in effetti. C'è stato anche molto ricambio nello Stato Maggiore, sì. Abbiamo visto tanti ex ufficiali non più parte dello Stato Maggiore, magari con altri compiti a margine della Fondazione. Sì, certamente sì, è un po' come i giocatori di calcio, si esce dalla squadra e si entra a far parte della dirigenza e quindi non lo so se... Ecco, allora ci chiedono se è il primo giro o vanno in borghetto ora. Secondo noi siamo alla conclusione del secondo giro e quindi non penso ci siano ulteriori passaggi. No. Diamo una controllata, sono le 16.25, no, penso che siamo sulla fine. Siamo all'arrivo, Giuseppe Freisa che ce lo chiede, siamo all'arrivo in piazza di città, qui vediamo gli Abba,
abbiamo visto lo Stato Maggiore, qui dovrebbe arrivare la Mugnaia, qui dovremmo vedere arrivare... Dovremmo vedere arrivare la banda e poi, entro a vedere la banda perché c'è tanta gente qui. Certo. Qui ci dà il senso di una piazza sicuramente pienotta. Sì, sì. Ricordiamo che, se non ricordo male, sono 14.000 le presenze massime che sono state conteggiate per quanto riguarda il centro storico della città di Ivrea. Questo è quello che è stato stimato da un punto di vista di piano della sicurezza. È facile dire che, se sono 14.000, fatta la tara dei residenti, a fronte di un ingresso di visitatori massimo, le 14.000 per 10, il bilancio che è stato fatto, di quello, certo, che potrebbe essere il bilancio della Fondazione se la giornata di oggi fosse andata, da un punto di vista di presenze, a gonfie vele. Peraltro, i 14.000 comprendono gli arancieri o no? Dovrebbero comprendere gli arancieri. Dovrebbero, in linea teorica, comprendere gli arancieri, quindi vuol dire meno di 7-8.000, perché due squadre di arancieri da soli fanno già 3.000 persone. Quindi, ecco, questa è il labaro della banda, quindi credo che lì sotto, noi non la vediamo, ci sia la banda, magari nel sottofondo si sente la musica, quindi in questo caso c'è la banda che arriva, e subito dopo la banda dovremo avere il Cocchio della Mugnaia. Quindi con queste immagini del Cocchio della Mugnaia che arriva, noi dovremo concludere poi questa parte della nostra diretta. Abbiamo ancora una pillola della Mugnaia da farvi vedere e poi concluderemo. L'aiutante, questo è l'aiutante di campo della Mugnaia, questo vuol dire che lì dietro c'è il Cocchio sicuramente. Questo è l'aiutante, lo abbiamo visto in borghese. Abbiamo visto Dario Vallino in borghese, sì. Brillante ufficiale, lui è brillante davvero anche. Darsi un grande affare al Castello di Pavone a cercare di sostenere il più possibile la Mugnaia nelle fotografie di rito, la Mugnaia che era però ben sostenuta anche da Anna Rosa Feraudo, cioè Anna Rosa Esposti Feraudo, cioè dalla Mugnaia 1986, che è la mamma di Marcello, cioè la suocera di Francesca. Che Francesca ha detto però, io ho voluto rivedere tutti i suoi album, tutte le sue foto, anche dei filmini d'epoca, ma lei quasi quasi ha detto fai tu, no, ma dice non è invadente, non ha voluto spiegarmi come si fa, ma ha detto di essere come sono. E l'abbiamo incontrata anche ieri in sala del consiglio, presentissima la signora Anna Rosa, però veramente una discreta. Donna discreta, assolutamente discreta nei confronti di Francesca. E questo è bello. L'aiutante è passato, la Mugnaia non la vediamo ancora, ma il Cocchio è lì, probabilmente è trattenuta dalla folla, dalla piazza. Qui siamo in via Palestro, sicuramente la Mugnaia sta per arrivare, vediamo che la gente guarda in quella direzione, il Cocchio fatica ad avanzare in quella folla a fine giro, e poi la fine giro credo che anche la Mugnaia se lo voglia godere un po', e quindi poi ci sono gli arancieri che a questo punto seguono il corteo, perché finita la battaglia si esce dalle piazze. È vero che ci sono i checkpoint, però sarebbe carino capire a questo punto la tenuta dei checkpoint quando ci sono solo più gli arancieri, quando passa il carro della Mugnaia, perché qui è difficile mettere in coda gli arancieri e dire tu di qua non puoi uscire, puoi uscire solo di là. Insomma, un po' di elasticità, poi la presenza comunque del prefetto Gabrielli servirà anche a gestire un po' queste situazioni che in teoria dovrebbero essere un po' più difficili, in pratica insomma dovrebbero invece consentirci un pelino di elasticità. Vediamo un attimo qui, ecco la telecamera che si riabbassa, sì. Vediamo la telecamera che si riabbassa e quindi di qui dovremo rivedere ovviamente l'arrivo del Cocchio, che tarda ad arrivare, quindi si è fermato nelle piazze. Però strano, perché è passato l'aiutante. L'aiutante in teoria dovrebbe precedere
il carro della Mugnaia, non lasciare mai il carro della Mugnaia, invece in questo caso, qui vedete siamo in fondo dalle parti del municipio di Piazza di Città, vediamo Piazza di Città con tutti gli arancieri, abbiamo detto è finita la battaglia, eccola, sicuramente in qualche modo sta arrivando perché gli arancieri incominciano ad intonare i loro canti di saluto alla Mugnaia e quindi questo vuol dire che sta arrivando il carro, insomma in teoria è il saluto che fanno, vediamo se è proprio così, se sta arrivando. Ricordiamo una cosa importante che è una delle novità dell'ultimo periodo, lo spettacolo pirotecnico, i fuochi d'artificio, che non sono più il sabato sera ma sono la sera della domenica, sono questa sera, quindi l'appuntamento con lo spettacolo pirotecnico sul Lungo d'Ora è a partire dalle 21.30 di oggi, per poi proseguire dalle 22 con il veglione presso il Teatro Giacosa in onore della Mugnaia, veglione che può essere visto solo con rigorosa prenotazione dei biglietti che penso siano già ormai esauriti. Tutti quanti esauriti. Sì, certo. Sì, e come sempre c'è la corsa un po' anche al veglione, così come alla Sala Dorata per la presentazione della Mugnaia, sono quei momenti che tu dicevi un po' di elite che fanno capire come il carnevale di Ivrea è un carnevale difficile da inquadrare, perché c'è l'elite, c'è il popolo, ci sono i momenti per l'elite, ci sono i momenti per il popolo e quindi insomma è un carnevale che è per tutti, davvero per tutti. Qui vediamo il nostro operatore che sta cercando di andare a prendere nelle piazze quello che rimane nella piazza, vedete tutte le cassette vuote, qualche arancia c'è ancora forse. Ho qualche dubbio, Giulietta Fresa ci scrive, non sono all'arrivo, è il primo giro, ho qualche dubbio sugli orari, nel senso che ufficialmente il corteo prende avvio alle 14 da programma, alle 17.30 il programma prevede la generala in piazza di città, adesso come adesso sono le 16.30, ho qualche dubbio che siamo ancora al primo giro, però potrebbe vedremo. Noi abbiamo perso un po' il controllo della situazione, sì, con le varie telecamere, perché diventa molto difficile. Io penso che la generala sarà fra quanto? Fra mezz'ora, fra un'ora? E dovrebbe essere fra un'oretta, fra un'oretta circa. È in programma alle 17.30, però il programma sì, può anche è fatto proprio inteso come programma, certo, per essere anche cambiato. Disatteso, sì. Il passaggio, noi qui vediamo il fondo di Piazza di Città, proviamo a ragionare sulle immagini che vediamo. Abbiamo visto il corteo andare oltre e non scendere in Piazza di Città. Quindi questo dovrebbe dirci qualcosa. Normalmente però il corteo va oltre la Mugnaia che arriva in Piazza, certo, di Città e si ferma. Quindi l'indicazione è un po' ballerina. Bisognerebbe vedere arrivare il cocchio della Mugnaia e capire in che direzione va. Certo che se il cocchio comincia il secondo giro siamo in ampio ritardo molto ampio. Se il cocchio arriva adesso invece e si ferma in Piazza di Città con la generala, ci siamo, ecco, alle 17.30. Vediamo un po' che cosa succede. Noi sforiamo un po' con questa nostra diretta, pensavamo di chiudere già. Sforiamo un attimo solo per vedere se arriva il cocchio della Mugnaia. In realtà abbiamo una pillola da farvi vedere della Mugnaia, però se la facciamo vedere, sicuramente nell'attimo in cui la facciamo vedere arriva il cocchio. Però è proprio pillola. Però è proprio piccola. Allora, se la regia può mettere, prevedere questa pillola, facciamo vedere questa brevissima pillola della Mugnaia, perché la Mugnaia dello storico Carnevale di Ivrea quest'anno assume anche un valore particolare in più e poi Mario ci spiegherà meglio. Sentiamo.
Violetta da quest'anno è anche la forza di una donna per le donne, perché trovino il coraggio di portare avanti la loro battaglia per uscire dal silenzio. L'ho fatto bene? Lo sguardo è simpaticissimo, lo sguardo qui di Francesca. Un po' birichino quello che sì, sì. Spiegaci. Violetta, la forza delle donne. Violetta, la forza delle donne è intanto è un progetto, posso dire personalmente, penso anche a nome tuo, un progetto bellissimo, che cerca di dare forza al valore della Mugnaia, al valore di Violetta, perché in qualche modo diventi simbolo nei confronti di tutte le donne del cercare di non essere sottomesse, non sottostare a che cosa? Alle forme di violenza. Allora, Violetta, la forza delle donne, è stata presentata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 di novembre, e vuole fare in modo che tramite i servizi della SL, tramite le campagne di comunicazione, tramite una valorizzazione maggiore possibile di tutta quella che è la figura femminile, ci si faccia forza uno con l'altro e in qualche modo si riesca a andare contro tutte le forme di violenza che sono perpetrate nei confronti delle donne. Sono stati anche dati dei numeri, che adesso non ho sotto mano, ma che ci testimoniano all'interno del territorio della SL Torino 4, dunque Canavese, Ivrea, Chivassese e Ciriacese, numeri importanti di casi che sono stati denunciati ai vari servizi diffusi su tutto il territorio. Perché è stata scelta Violetta? Perché è la figura che tradizionalmente si ribella eccola al tiranno. Ecco eccola, Violetta eccola del Carnevale di Ivrea. Eccola, eccola. Sì, sì, sto passando adesso la Mugnaia. L'ingresso in piazza di città. Città, l'abbiamo vista passare e ci confermano che ha ragione Giuseppe Fresa, è il primo giro del corteo storico del Carnevale di Ivrea. Quindi Giuseppe aveva ragione, Giuseppe Fresa aveva ragione, siamo al primo giro del corteo. Quindi siamo in ritardo. Quindi siamo in ritardo. Ma va bene uguale. Sì, per carità, va bene così, vuol dire che la festa dura di più, questo è il Toniotto, come vedete. Il Toniotto che lancia altissime le caramelle. Per farle arrivare un po' a tutti. Arrivano come se fossero arance. Ecco. Sì, esatto, esatto. Questo è il corteo che passa, quindi qui abbiamo ancora la sfilata del corteo, noi non la vediamo, vediamo solo gli arancieri ovviamente, li abbiamo già visto tutti i gruppi, direi che possiamo pensare di andare in chiusura di questa trasmissione. Sì, diciamo che non, se, valutando il ritardo, non c'è un grosso problema organizzativo, nel senso che l'ultimo appuntamento del pomeriggio, appunto la generale in piazza di città, se si sfora c'è un'unica incombenza, che è quella della luce che man mano, passando il tempo, va via. Ma ricordando la prima giornata della presentazione degli ABBA, in cui Alberto Alma, il presidente della fondazione, commentando un po' il ritardo della presentazione degli ABBA, ci dice ma un po' maliziosamente l'abbiamo ritardato apposta per fare riempire le piazze, può essere che anche oggi sia stato un corteo un po' più rallentato. Anche il Podestà in piedi, anche Podestà, ormai è nattatore, sì. Nattatore bellissimo. Bellissimo anche lui in piedi a salutare la folla, insomma. Quindi siamo al primo giro, in realtà, come diceva giustamente Giuseppe Fresa, siamo al primo giro. Ecco, guardate il Podestà in piedi che passa, davvero importante, e quindi allora dovremmo, eccolo qua, avere il passaggio perfetto, guardate. Sta scendendo, che è via Cavour questo. Sì, 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 sta scendendo in corso Cavour. Ci dicono che uno dei motivi per cui il corteo storico è un po' in ritardo è relativo alla pulizia delle piazze. Naturalmente passando il corteo storico le piazze devono essere ripulite da quella poltiglia che
non farebbe bene al passaggio dei, certamente dei cavalli in primis, e qua torniamo ad un discorso di sicurezza che non è un problema di quest'anno, ma è sempre stato così, e quindi questo dovrebbe essere uno dei problemi. Vogliamo dare gli appuntamenti velocemente, certo, di domani, lunedì. Domani il protocollo prevede la battaglia dell'Arancia ed il corteo storico come nella giornata di oggi, con un'unica differenza, che la Mugnaia non è sul Cocchio ma transita a piedi per le vie, per le strade di Ivrea. La mattina invece il Piantalpic, le zappate degli scarli nelle varie parrocchie, San Maurizio, San Tulderico, San Lorenzo, San Salvatore e San Grato, quella zappata che Francesca e Marcello hanno fatto qualche anno fa, delle spose, degli sposi dell'ultimo anno, e poi naturalmente la battaglia dell'Arancia, appunto, nel corso del pomeriggio. Martedì identico programma per la battaglia, alle 14 parte il corteo storico e poi il via alla battaglia, la premiazione che è prevista alle 17.30, contrariamente agli anni scorsi in cui le 17.30 diventavano 18.30, anche 18.40 a volte, certo. C'è l'impegno da parte della Fondazione a contenere il più possibile i tempi e a fare in modo che 17.30, 17.45 ci sia veramente la proclamazione della squadra vincitrice per quanto riguarda gli arancieri a piedi, ma poi tutte le altre squadre vincitrice per quanto riguarda i carri da getto. E poi l'Arvezia Jobian Bot con l'abbruciamento degli scarli nelle varie piazze cittadine. Mercoledì Polente Merluzzo in Borghetto, che è teatro di alcune manifestazioni, quelle che sono veramente un po' il cuore, come Polente Merluzzo del mercoledì del Carnevale di Ivrea. Gran quantità di polenta, gran quantità di merluzzo, gran quantità di cipolle. Allora, intanto andiamo in chiusura, quindi intanto una nota per la regia, Rita Pagliero che è in regia, che non solo è all'esterno a fare i servizi ma poi rientra e fa la regia. Dopo la sigla di chiusura andremo ovviamente al palinsesto, quindi bisognerà controllare che ci sia questo collegamento. Io voglio ringraziare, intanto le immagini che vedete sono di Damiano Dolando, Alex Barabino e anche Manuel Pozzo, che ieri sera nel disastro generale, quando è stata la nostra angolo di salvezza, quando gli abbiamo detto molla tutto che intanto chiudiamo, lui ha detto no, io ho ancora banda, sto qui, no? Nella logica più rigida del Bujanen Sabaudo, no? Quindi come ha fatto Alex e come ha fatto Damiano, tutta la notte siamo stati a passare i dati, al setaccio e tutto, per poter fare quello che abbiamo fatto oggi. Vedete che non è finita la battaglia, infatti era il primo giro, perché la battaglia continua e alle nostre spalle ci godiamo ancora questo sprazzo di battaglia in chiusura. Quindi grande merito a Damiano Dolando, che è ancora lì a darci queste immagini, ad Alex Barabino che ci ha dato quelle dal Borghetto, Manuel Pozzo che ieri sera era in piazza e che tornerà con noi martedì, se proveremo a fare anche quella serata lì, magari un po' rincuorati dalla giornata di oggi, perché i problemi martedì sera saranno ovviamente altri. Appena hai detto se faremo, si è già bloccata l'immagine. Si è già bloccata l'immagine, cioè, perché è stato, però eravamo, un richiamo è più forte. Ma noi abbiamo una tempistica, certo, giusta, perché chiudiamo ovviamente dietro di noi con l'immagine di Violetta. Peraltro nel preview alle mie spalle, quello che si vede alle mie spalle, diciamo dietro questo vetro, è la regia, non si vede Rita ma è la regia. Io nel preview della regia prima vedevo comunque che erano ritornate le immagini, quindi vedete che ci sono le immagini della battaglia. Noi che abbiamo l'occhio guardiamo anche che cosa fa la regia, controlliamo la regia. Allora, abbiamo ringraziato gli operatori, voglio ringraziare Serenella Z e Carlo Orfanelli, che sono in redazione, che non si fanno vedere, ci passano tutti i bigliettini, i pizzini, tranquilli, lo diciamo alla questura che è lì vicino al nostro operatore. Sono, lo diciamo, pizzini. Anche al prefetto Gabriele, sono pizzini puliti. Sono pizzini puliti, sono le notizie di redazione. A Domenico Scali, che lui fa il controllo qualità, è quello che quando qualcosa non va ci viene in soccorso. Abbiamo detto ovviamente Rita in regia.
Mario, tu ieri sei andato anche di Ivrea, ti sei fatto anche tutto il giro di Ivrea, insomma il disastro l'hai vissuto da bordo, io qua l'ho visto, oggi è giusto che ci godiamo un po' la soddisfazione invece di aver fatto questa lunga diretta di 2 ore che insomma la gente ci dice che... Sì, c'è questo messaggio di Giuseppe, ecco, che ritorna, Giuseppe era sempre quello che aveva ragione sul primo giro, voi che fate questa diretta, noi che la guardiamo insieme si può far crescere questo carnevale, farlo conoscere per quello che... Premetto, non sono di Ivrea, ma bisogna riconoscere questa grande festa di popolo. Giuseppe, che sia una grande festa di popolo, lo è, spero che rimanga una grande festa di popolo, che la grande festa di popolo non sia un po' troppo ingabbiata nelle regole. Quello che possiamo fare noi a fare la diretta, voi che la guardate, è proprio il senso dell'idea di fare appunto la battaglia della Noce in diretta, di fare l'uscita della Mugnaia in diretta, di fare altre manifestazioni in diretta. Documentare, fare conoscere, perché questo è il nostro lavoro, noi nasciamo giornalisti, lo diciamo con l'orgoglio della professione e tramite varie esperienze, tu Elso prima nei giornali e poi io prima in televisione, poi nei giornali, adesso nuovamente in televisione, questo è il senso del nostro lavoro, documentare, far vedere. E l'ultimo commento che abbiamo visto adesso è di Paolo Vacca, io non voglio citare le partnership che abbiamo, no? Lui è il tecnico che con noi ha lavorato per darci la banda con la quale oggi stiamo andando in onda. Ci sono piccole realtà che si spendono nel territorio, che ci credono e che quando gli abbiamo chiesto abbiamo bisogno di aprire la banda, ci ha detto dammi il tempo di fare 2 telefonate, ci penso io. Paolo Vacca, grazie, come grazie agli altri che ci hanno dato una mano per fare questa diretta. Voglio concludere sulle immagini di questa battaglia, dopo aver ringraziato tutto, dicendo poi, perché un ritorno bisogna farlo, insomma, che abbiamo detto questo dopo la caduta è la nostra voglia di rialzarci. I lividi della caduta rimangono tutti, ma rimane giustamente anche l'orgoglio di esserci rialzati bene, visto i vostri commenti. Ieri sera, un videomessaggio poi dopo, mi sono preso la responsabilità, ed è giusto che sia così, del disastro di ieri. Oggi devo dare merito a questa diretta di oggi, a tutto il team, a tutto lo staff, perché io ero molto scettico sul fatto che si potesse o si dovesse fare questa diretta, ma è da stanotte che è arrivato il tam-tam, ce l'avete messa tutta, tutti, l'avete fortemente voluta. Io ho avuto il merito di assecondarvi, diciamo così, in questa voglia di provarci e devo dire che prendiamoci pure il merito tutti assieme, ma se l'abbiamo fatta è perché l'avete voluta voi, quindi insomma questo dimostra che qui non esiste, perché nei commenti qualcuno vede bravo Elso Merlo. Se era per Elso Merlo oggi non eravamo in diretta, lo posso dire, facciamo un po' di outing, se era per Elso Merlo oggi non eravamo in diretta. Oggi siamo in diretta per Mario Damasio, Damiano Dolando, Alex Barabino, Manuel Pozzo, Rita Pagliero, Serenella Zedda e Karen Orfanelli e Domenico Scali. Questi sono quelli che hanno voluto la diretta. Elso Merlo è quello che li ha secondati, ha detto beh, intanto siamo abituati ai disastri, facciamone un altro. Lasciami dire una cosa in conclusione, ci metto 10 secondi, lo dico come se guardassi negli occhi Rita Pagliero, con la quale questa mattina siamo andati a Ivrea, che mi dice sono un po' delusa. Non bisogna essere delusi, ieri tu dici è stata una debacle, oggi è un successo. Ieri è stato lavoro, oggi è stato lavoro, oggi è andato meglio di ieri, ma è sempre lo stesso nostro lavoro di documentazione di quello che capita, il nostro lavoro, punto. Molto bene, direi che con questo possiamo chiudere, possiamo ritornare in studio, magari vediamo un po' di battaglia di arance, facciamo così, noi concludiamo da studio, però siccome vogliamo sfruttare tutti fino all'ultimo, lasciamo le immagini a schermo pieno della battaglia e lasciamo mano libera alla regia di andare in sigla quando vuole. Noi vi salutiamo qua e vi ringraziamo per essere stati con noi. Buon pomeriggio, grazie.